Va bene, va bene. Vado? Sì, siamo già online. Sì, eccolo. 20 secondi di anticipo, hai visto? Su quanti di ritardo? 7 minuti. Allora, sai Pierpaolo, ho un problema. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema molto, molto grave. Porca troia, scarico il pad. Su, non puoi usare l'altro? Non so se è associato. Non lo puoi tenere spinto il bottoncino, quello con la forma di X? Posso prendere le spine, però. Le spine? Le pile? Le spine. Sì. C'entrano le spine. Ho preso la spina. Hai detto tu la spina! Hai detto tu le spine, mo, hai detto. Lo hai detto tu! Ragazzi, sì. gli dite che è matto, è stato lui a dire le spine per primo, sì, lo prendevo per il culo. Me l'hai detto te, secondo me, le spine. Ok. Ho un problema, Alessio Pienesani, 30 novembre 2021. Allora, lo ha detto Pierpaolo, infatti. Ma è matto, sei chiaramente folle, sei chiaramente impazzito. Secondo me l'hai detto te, le spine. Ma scusami, ma questo controller qua, che cosa starebbe a farci qua? Perché ci dovevamo giocare in due a qualcosa? A suo tempo, sta qui dalla volta scorsa. E perché non dovrebbe essere associato alla console? Perché poi non abbiamo più giocato in due. E perché dovrebbe essersi disassociato? Perché non l'ho mai associato al PC. Questo non è mai stato associato al PC. Vabbè. Questo dico. E allora, intanto voglio approfittarne per... Non approfittare un cazzo. Va bene. Perché non posso approfittare? Sai cosa pensavo per Coca-Cola? Che potremmo fare? No. Però lo devi far sentire a tutti? Sì, sì. Gli overlayer personalizzati. Quelli che fanno questa il follo. Questa è una bellissima fanno idea. Fanno il follo e fanno... Questa è una grande idea. Allora, io voglio approfittarne per salutare... Tutti così la smettiamo con questa pantomima inutile. Oggi è 30 novembre, sono le 14:09 e oggi questo è la seconda... Questo è per chi seconda... ci segue in podcast. Questo è... Nessuno ci sente in podcast. Ci guardano i gameplay in podcast. La seconda podcast. Puntata dedicata a quel gran capolavoro, nonché... Io mi sento un po' alto. Ti abbasso un pochino. Poi fatemi sapere così da casa meglio? Se la mia voce è sufficientemente ancora? Squillante. Adesso troppo poco. Di più. È uguale a prima adesso. No, non è uguale a adesso prima. Adesso è identica a prima. Prova 1, 2, 3, abbassa pelo. Prova 1, 2, 3, così. Ok. Stavo dicendo, oggi proveremo la seconda puntata di quello che è diventato il gioco dell'anno per i Joystick Award. Hai visto Resident Evil Village? Ha vinto il gioco dell'anno. È una gag o dici? No, sul serio. Joystick, come si chiamano? I Joystick Award ha vinto il gioco dell'anno. Cioè, quindi la sua giustificata nomination è... Incredibile. Sono sconvolto anche io. Ha vinto il gioco dell'anno ma contro, come joystick. Contro chi se la tutti, giocava? Tutti quella roba uscita quest'anno. No, ma nelle nomination finali chi mi ricorda ricordo a memoria, però ha vinto il gioco dell'anno per joystick. Sono sconvolto. Allora, volevo approfittare per salutare tutti voi che siete in chat, per salutare ovviamente i moderatori. Zacco, Cristina, non so chi c'è, Polale, vi ricordo come al solito il gruppo Telegram Ufficiale Multiplayer, ma soprattutto un ringraziamento a tutti perché in mezz'ora, 40 minuti, vi siete spazzolati ieri 30 biglietti per venire a vedere The Game Awards con noi, ve lo ricordo, giovedì prossimo. No, però io ci se tengo... siete a casa, no, vedrete un bellissimo spettacolo, ma se siete dal vivo potrete toccare la gobba e il pacco di Alessio. No. Io ci tengo a precisare una cosa, siccome la mia previsione si è verificata come al solito, perché tutto quello che dico scientemente è ben fondato e prevede il futuro, non in qualità di mago Vesuvio, ma in qualità di persona normodotata, neanche intelligente. No, neanche normodotata, dipende... Normodotata mentalmente. Per mente, esatto, non fisicamente. Ipodotata sessualmente. Ma quelli che tu decanti come 20-30 minuti sono un ritardo mostruoso rispetto a quello che sarebbe stata la performance da me prevista, perché il problema è stato meramente tecnico di gestione dei carrelli di Eventbrite o roba del genere, perché altrimenti possiamo dare per scontato sarebbero finiti tutti subito. In 30 secondi. Perfetto. All'apertura. Come PlayStation 5. E tu non ci credevi, non so perché. No, non ci credevo, non pensavo, comunque il prezzo non è... un prezzo concorrenziale. Beh, però il rapporto qualità-prezzo ma però non è che tutto si fa in base al rapporto qualità-prezzo, perché altrimenti tantissime cose verrebbero comprate a priori. Comunque il soldo che uno ha in tasca ha un riferimento. Cioè, comunque devi arrivare a Milano, ti devi sbattere tutta la nottata, se vuoi venire in due sono 80 euro. Cioè, non l'avevo data così. Ma capito, ma 30 semplice. Sono tutti di Milano, del quartiere. Vabbè, non Piritelli, è vero, dove siamo. No, a parte che è Porta Romana, Piritelli, non so se sia. Non sono tutti di Milano quelli che hanno preso il biglietto. Non il 100%. Mi dispiace perché purtroppo volevamo ripetere come lo scorso, come due anni fa, avere almeno 60-70 persone, ma purtroppo l'organizzazione non ce l'ha reso possibile per colpa del Covid. No, per me già 30 rotture di coglioni sono più che sufficienti. Anzi, ti prego di non vendere quei biglietti che hai tenuto. Non ci sono più quelli, l'abbiamo venduti tutti a 30. Ti ho già risposto su questa cosa, anche sul gruppo. Alla fine non abbiamo più fatto 25 biglietti e 5 a parte. Vincenzo si è messo di traverso dopo aver sentito le tue minchiate e ha detto li vendiamo tutti a 30 subito. Perché lui...
mie minchiate, perché non sapeva che tu ne avevi tenuti 5. No, perché ha detto, sembra che è veramente una cosa mafiosa, cioè gli hai, ma non hai, capito, talmente, ma... rotto il cazzo, sì, durante la live dicendo sta stronzata che è una che... roba non venduta sotto banco data, allora, che poi Vincenzo, allora, dice abbiamo detto una roba che per chi guarda fa schifo, allora, no, e quindi adesso diventiamo due tutti cose, e 30. Due cose, uno, è così, la mente debole di Vincenzo, però è che, così, che cambia idea rispetto a quello che dico io a cazzo di cane, che dico solo minchiate, e soprattutto è... Se hai preso una no, sto pensando come metterla giù. Se hai preso una decisione, sì, ma non è una decisione, cioè non è che ho deciso di andare a vivere a Genova e allora poi tu mi fai cambiare idea. È talmente una decisione banale che di certo non mi metto a fare una discussione con Vincenzo per dirgli no, assolutamente 25 e 5 dopo. Cioè lui mi ha detto guarda, è molto brutta come è venuta fuori a causa di Alessio, quindi mo vendiamoli tutti e 30. Va bene, punto. Questa è... Boh. Oh, però è così, e quindi li hai venduti, cioè, tutti a 30, ma gli ultimi non li ho hai... venduti, sono stati, cioè, venduti da Eventbrite, tutti venduti a 30, confermo assolutamente. C'è gnocca? Credo sia 29 uomini e una donna, non sto scherzando. Ma è poverina, accompagnata almeno. Ciao. Grazie per l'hype train a tutti quanti, adesso vi ringrazio uno a uno, mi ha detto il trucchetto la bellissima Cristina. C'è la rappresentanza Cristina. Delle differenti etnie e no, orientamenti sessuali? Questo non sessuali. Lo so, non l'abbiamo chiesto perché è vietato chiederlo. Già in realtà il sesso non lo dovresti chiedere. Però puoi chiedere se è vegano. Se perché quello, no, quello ce lo devono specificare a loro. Ce l'hanno specificato? Diciamo. Sì, abbiamo due intolleranti, mi sembra, a sto lattosio. Cazzo. Mi sembra due intolleranti al lattosio e... Che cazzo ridi da solo tra le tue battute? No, 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 no. E mi sembra un celiaco. E un celiaco. E scusami. Celiaco si dice. Celiaco. Il ristorante che fa il catering. Non lo diciamo, in realtà non sono aspetta, attrezzati. Ma aspetta. Quindi moriranno almeno esatto, tre persone. Cioè, nel senso tu... Allora, il celiaco... L'hai fatto specificare, però esatto. Non lo girerai mai al ristorante. No, ma anche il ristorante lo vedrà... Ma noi sappiamo già, perché noi lo manderemo pro forma, loro già ci hanno detto tanto non siamo attrezzati, stiamo scherzando chiaramente, però credo che celiaci, credo che non si, cioè per morire di celiachia è un processo molto lungo, okay. Cioè non è che puoi solo mangi, contribuire a un piccolo passo, esatto, cioè non è che mangi morte. La farina e muori, sì, sì, non ti viene uno shock anafilattico, peggiori la gestione dei villi, quelli che sono nell'intestino, sì, 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 è tutto un processo lungo. L'intolleranza ai latticini, non so il grado, si può morire di allergia al latte, secondo me neanche non al latte si può morire di allergia, non credo sia uno di quelli scatenanti di cioè, shock nel violenti. Senso che questa gente ha detto, i casi sono due, o mi fate la roba senza lattosio o farò flatulenza prepotente per tutta la durata della sera, esatto. Ci sarà un tavolo chimico, due alzi tavoli chimici, oppure li mettiamo tutti insieme nello stesso tavolo. Esatto. Gli intolleranti, facciamo il tavolo dell'intolleranza. Con le mosche, me l'immagino con le mosche. Esatto, senza la tovaglia, con i bicchieri di carta. No, scherzi a parte, è tutto ovviamente organizzato. No, no, sono tutti gestiti queste cose qui. Quello che posso dire è che chiaramente ci saranno un po' di ospiti portati. A parte ci saranno i redattori e redattrici, qui sarà Giordana, sarà diciamo, Gabriella. Sarà un red carpet costante di donne. Però per bilanciare, per top, pareggiare il top della scena videoludica italiana mondiale certo. C'è Amorant? Ci sta Amorant, ci sta Pokimane. Pokimane per me è sempre Pokimane. Ci sta l'attrice, quella che ha dato le... Danica, giustamente chiedono. Danica, assolutamente. Ci sta quella lì che ha dato le fattezze, la voce a Debbie di The Last of Us, okay. Non ricordo come ma si chiama. Quindi tu sei sempre... Io sono contro... Le femmine. I transessuali. Tu non vuoi rappresentanza della comunità LGBTQ, certo, plus espansa. Cioè, ma non l'ho chiesto, scusami, sei omosessuale o sei lesbica o sei operato. Però tu non dici, è che lo chiedo. Vengono un sacco di donne, però non no, vengono è per un bilanciare. Sacco di trans. Ah, hai ragione. No, hai ragione. Comunque... È vero, è vero. No, vengono donne e... Di colore. Donne di colore, donne bianche, transessuali, bianche di colore, asiatici e asiatiche, e poi un mix, quindi iniziano il transessuale, omosessuale di colore, l'asiatico, caucasico, bianco, eterosessuale, cioè tutto, facciamo un mix di tutto praticamente. È incredibile, incredibile, comunque dici sarà una nottata che vale sì, la pena esserci, sì, e vale la pena guardare. Sì. Allora, però se dovessi varrà la pena tu... guardarlo, se dovessi scegliere. Allora, se io potessi scegliere, come le partite di calcio, cioè io tutti i miei amici che vanno allo stadio, non vede niente, esatto, appiasse le botte, il fumo e tutto. Quando puoi stare a casa col 75 e vedere, esatto, l'inquadratura di quello che ha segnato. Per i contenuti e l'esperienza. Non però, c'è neanche da discutere. Però vabbè, c'è la componente esperienziale. Certo, l'happening. È come andare allo stadio che sai che dopo la partita puoi incontrare Ronaldo, Messi. Cioè, sai, tipo... Esatto. L'altezza è quella di Messi, perché penso sia basso.
Messi credo sia molto basso. Alessio cucinerà il pesce tagliando con le unghie. Per cui, insomma, le botte allo stadio è dal 2000 che non succedono. Beh, ma fuori dallo stadio ancora semenano, però. Sta ancora la gente accoltellata fuori dallo stadio, quindi evidentemente non è che uno che cade sul coltello. Infatti, che cos'è quella stronzata incomprensibile? No, dentro lo stadio è vero che non ci semena più, perché mo con la DASPO, tutte quelle robe lì. Perché ti beccano subito. Basta che esci fuori e le botte le vi senza problemi. Cioè, e per me, nella giornata dello stadio, tutto quello che succede nell'arco dei... Ma neanche nella città che ospita la partita, per me è violenza allo stadio. Beh, certo, ovvio, ovvio, assolutamente. Se è fatta da facile. Messi è 1,70. Tu arrivi a 1,70? Io sono 1,71 sulla carta d'identità, te l'ho già che detto. Però in verità è 1,70. Allora, io vorrei tranciare tutti questi discorsi, perché noi abbiamo un problema, Pierpaolo. Abbiamo un problema gravissimo. Sì. Abbiamo ritardato a giocare a questo gioco di merda per anni, ok? Tornare agli horror. Il ritorno agli horror, ok? E ci fa cagare entrambi, cioè comunque assolutamente. È veramente una rottura di cazzo. Che cosa succede però? Lo pubblico su YouTube e facciamo il triplo delle visualizzazioni. Che cazzo dici? Il triplo delle visualizzazioni su base oraria. Siamo già tipo a 7000 visualizzazioni. Andiamo per i 10000. Ti devo passare, sai chi sei, Chiro, stasera? Mi devo ed è imbarazzante. Esatto. A questo punto io mi chiedo. Sì. Che cosa dobbiamo mantenere la nostra identità, lucidità, darci un taglio, fare un'altra partitina e poi sbatterci nei coglioni? O è meglio diventare... Cioè, no, è meglio piegarsi al pubblico. Diventiamo le puttane del pubblico. Assolutamente. Cioè, brutte puttane, troie, magagne, siamo indegni. Esatto, assolutamente. Assolutamente. Allora, però prima di cominciare, siccome voi non lo vedrete, ma abbiamo purtroppo una clip... del gioco di prestigio che io ho una clip, ragazzi, che non verrà farò un sondaggio non in cui verrà, chiederò, no, non puoi fare vorrei, un sondaggio, ma perché non posso, perché cioè, ma sul mio account potrò fare quello che voglio, la mia faccia non la usi, io farò un sondaggio, io giuro ti segnalo ti segnalo il canale, allora o la io, dai in pasto a io farò un sondaggio, io ti giuro che segnalo, perché io ho ti un gioco di prestigio che ha fatto oggi Alessio che non è venuto, non è venuto e lui mi ha detto questo lo cancelli, esatto. Quindi io farò un sondaggio su volete comunque che lo pubblichi e chiaramente poi scegli il pubblico. No, ti dico, te lo segnalo. Ah. Allora, però per compensare ti faccio un piccolo giochino di abilità, ok? Sì, che non si non si vedono, sì. Guarda, queste sono due jack, ma potete come usare si da jack. Questa sono dillo, cioè specifica di che parliamo. Trasformatori di jack. No, non è un trasformatore di jack. Cosa sono? Descrivili, due jack? 3,5 No, non sono da 3,5, questi sono di più. Sono un maschio da 5 1/4 e un culetto da 3,5. Una femmina da 3,5. Sì. Quindi cos'è un? Ho detto culetto, tu hai detto femmina, però è una roba sessista. È saltata fuori comunque una roba sessista. Si chiama femmina, sei tu che hai parlato di culo. Io per me è femmina. Mi dici, quindi si chiama cos'è un? Jack. No. Trasformatore. Neanche. Adattatore. Bravissimo. Adattatore. Ok, adattatore. Perfetto. Infatti non si infila. Allora, però voi che ci seguite da casa, ragazzi, lo potete fare con qualsiasi oggettino cilindrico. Questo che l'hai fatto all'inizio col tuo pisello? Di queste dimensioni. No, ho usato due stuzzicadenti. Ah. Quello stuzzicadente è un po' più complesso perché sono ti un po' pungi. Più lunghe. Sono un po' più... No, ti pungi sti cazzi, stai attento. Okay. Perché, guarda... Ti guardo dalla camera o ti guardo dal vivo, preferisci? Come si chiama questa parte della mano? L'incavo del pollice lo chiamerei. Beh, bravo, l'incavo del pollice. Grazie, visto so l'italiano. No, avrei detto l'ascella della mano. Io lo chiamerei l'incavo del pollice. Allora, ma si può chiamare l'ascella, va bene. L'ascella della mano. Allora, praticamente devi metterli così. Sì. Poi, come ti è più comodo, o usando il pollice e il medio, o il pollice e l'indice, ok? Devi prendere uno e prendere l'altro... E sostituirli in posizione, sostituirli di mano, hai capito? No, hai spiegato malissimo. Lo devi prendere sì. E fare così, ma anche con l'altro devi prenderlo. Non puoi fare perché così. Sbatti contro l'altro. Questo è il gioco di abilità. Ma non è un gioco di abilità, mi fa fare una cosa impossibile. No, dopo ti dimostro che è possibile. No, allora non ho capito, quindi prova. Me lo devo mettere. Nelle ascelle della così? Mano. Sì, no, però tienilo in modo che tu ci possa arrivare a entrambe le parti. Anche quell'altro, esatto, fai vedere esattamente la posizione per chi ci segue che da devo casa. Fare? Devo prenderlo così? Esatto. No, entrambi contemporaneamente e fare. Entrambi contemporaneamente che vuol dire? Come stavi facendo, ma contemporaneamente vuol dire... Cioè, lo devo prendere per forza insieme? Insieme, significa? Sì. Devi staccarlo insieme. Cioè, così dici? Sì. Devo farlo per forza contemporaneamente? E comunque devi prendergli agli estremi, già stavi prendendo nel torso, nel tronco.
parte che è impossibile, io trovo anche molto difficile prenderlo. È un peccato che non posso posso zoomare la telecamera? Sì, se vuoi sì, va a fare regia, sì. Sei sicuro che c'è un modo per riuscirci? Che cazzo, se no non ti faccio il gioco. Ecco, l'ho già fatta, lei. Cosa hai fatto? Così. Stato così? No, non puoi staccare le dita. Da che? Cioè, non puoi passare dietro, non puoi fare... Non posso passare dietro. Allora, aspetta. Deve essere un movimento. Giro qua, che cosa faccio? No. Sì, ma non la muovere, per favore, no, fai del casino. Al massimo così. Aspetta, Tanto so quei giochi stupidissimi e poi vieni te e lo fai con una cosa veramente stupida, perché tanto so quelle cose per... Beh, non è stupido, cioè serve movimento. Lo trovo molto difficile da tenerli, lo sai? Aspetta un attimo. Sì. Ci sei riuscito? Perché ci rimani male ogni volta? Perché non è facile? Avete visto come... Aspetta, sono rimasto molto ci male. Sei rimasto male. Peccato che non hai inquadrato la tua faccia adesso. Sono rimasto molto male. Allora, aspetta perché... Ci sono rimasto molto, molto male. Super campione. Okay. Che prestigio, Pierre. Cioè, ma è bello che ci sei rimasto malissimo. Sì, eh? Perché ragazzi, voi adesso non vedete, ma praticamente... Guardate che adesso non ci riesce più. No, lui. ci riesco io, non è un problema. Ah. Basta, chiudiamola. Ciuccia la banana. E poi ci sei rimasto malissimo proprio. Purtroppo non avete visto la faccia di Alessio, perché è veramente la faccia di un uomo affranto. Sono veramente triste. Ma ci riesci? Sì, te l'ho detto, non era. Devi semplicemente ingirare, metterlo al contrario. Devi, esatto, con una mano. Con questa Alessio ha rimorchiato qualcuno? No. Ah. Neanche bambini, non lo fai fuori scuola. Invece di ostinarsi a voler fare questa cosa, lo metti qua, al contrario, ovvia, sì, esatto. L'altro lo metti basta girato. Invertire queste qua e immediatamente. Avete visto? Ci è rimasto malissimo, Alessio. Me l'hai rovinato, cazzo, me l'hai rovinato. Comunque, ricordate, ho un gioco di prestigio. Quindi che oggi, è venuto. Oggi è drammatica la cosa. Oggi quello di oggi che hai fatto di prestigio è stato veramente incredibile. Beh, però quello lì era veramente un incredibile. Era un ma test, non era un test. Cioè, hai detto venga a fare un test. No, ma poi l'ho anche riprovato su un'altra persona. È uguale. E non ha funzionato anche la seconda volta. Allora, ne approfittiamo. No. Prima di tutto voglio approfittare, visto che è andato molto bene. Ma che palle. Allora, grazie ad Aponzio che ha saluto. Dai, cosa? Grazie. Ma mai fai finire di ringraziare? Facevamo 2000 noi una volta. No, mai. Non abbiamo mai fatto 2000. Forse un serale. Un'ultima puntata. Grazie a Foggy Punk, grazie a Saio94, grazie a tutti che ci avete fatto fare l'app train. Ma perché li selezioni? Grazie quelli... a Panda993. Perché li selezioni quelli da ringraziare e non li ringrazio sono tutti? Sono tutti, li sto ringraziando tutti. Grazie Unico Bra. Grazie a Faraday Russell, che tra l'altro ha fatto l'abbonamento, non Prime, ma proprio l'abbonamento. Grazie a Devok, grazie a Motore Sedia Rotelle, grazie al canale di Fabio che ha regalato 5 abbonamenti. Grazie mille, canale di Fabio. Poi ci spiegherai qual è il tuo problema mentale. Grazie a Jay Shodan VR, grazie a Berkeley che ha fatto un tifo con 11 bit, con 11 bit. Che, grazie... cazzo, è? Che cazzo è il tifo? E non so, ha fatto il tifo con 11 bit. Ma che cosa vuol dire fare il tifo? Ha tifato per noi con i bit. Aspetta, è come se io prendessi, che ne so, 5 euro, adesso te li sbatto e faccio. Questo è il tifo, becca di sto tifo. Becca di sti 5 euro. Gandalfozzo, grazie a Saimi Ceca, dal caldo Alfredo 93. No, io sai grazie, cosa... aspetta, su Coronet, grazie a Lenet, palle! Grazie a Leonix95 e grazie anche al sì. Frado Meggiasso che ha fatto il following. Ragazzi, il following non costa nulla, fatelo al sì, canale per sì, cortesia. Sì, sì, sti cazzi. Sai cosa voglio provare? C'era quella nuova feature di Twitch che praticamente la tua audience spende per promuovere il canale, la tua live, l'hai visto? Quella? Ma non esiste ancora, credo, al di fuori di alcuni canali selezionati. Allora, in Italia non so se è arrivato, in America penso che sia arrivato. Sì, ma non su tutti, secondo me. Però è quello, io vorrei sperimentare, perché a quel punto sì che voglio vedere la secondo te, scusami, perdonami. C'era il menu iniziale, aspetta, te lo voglio far vedere, sì. Perché è importante. Spengo la luce, sì, spegni il frontale così mettiamo qualcosa. Finale serie di Alien, eravamo 1000, per il finale di Outlast 2100. Oggi siamo 500, se non ho letto male. 500? Mi sembra 500 persone. Di... No, 1200, scusami. Allora, guarda, guarda questo, guarda. Allora, aspetta. Metto esci. Sì, voglio uscire dal gioco. Guarda. Sei uscito dal gioco. Sono uscito dal gioco. Allora, guarda. C'è il menu iniziale, no? Sì, inizia. E già questo non ha senso. Però vabbè, mettiamo inizia. Ok, continua. Abbiamo nuovo carica. Continua opzione.
continua la partita dal tuo ultimo salvataggio. C'è anche scritto sotto. E carica, vedi? Partita invece? Scegli che cosa caricare, cioè, ma spingi e scegli. Ah, cioè, semplicemente una shortcut. Bravissimo. Continua, okay. No? Quindi lo vedi, no? Continua la partita dal tuo ultimo salvataggio. Se lo premo, perché mi scrive caricare il salvataggio? Cioè, perché mi devi fare questa domanda? Ma sei sicuro, sicuro? Cioè, no, voglio capire perché mi devi fare questa domanda. Perché secondo me in Giappone hanno ancora tipo Windows 98, quelle cose, cioè, lì, che ti chiedeva sempre, ma sei sicuro, sicuro, ma sicuro che senso? Vuoi estrarre l'USB? Ah, non si vede niente, vi chiedo scusa, ragazzi, eccolo. Cioè, perché fare questa... Cioè, incredibile, 10 minuti senza vedere nulla. Continua. Mettete in difficoltà Villaggio delle Ombre, ma dai che già non ci riusciamo così. Cioè, completamente senza senso. Dai, allora cosa. Entriamo... Spengo la luce? Ma poi di default sta su no. Cioè, capito? Neanche su sì di default. Ti dici, ma è un doppio devi click anche rapido. Devi anche spostarlo. Devi anche sputare. Che cos'era successo? Eravamo arrivati in chiesa dopo che c'era stata la strage... dell'ignobile puttana. La troia lamentosa! Dovevamo andare al... Mi ricordo più che dovevamo fare. Ragazzi, ci dite cosa dovevamo diario. Fare? Consigli. No, consigli in centrale. Consigli. Via la luce, dicono. Ci hanno aggredito di nuovo. Hanno Ernest è sparito. Ma cos'è questo rumore? Quando cambio pagina? Sembra una scatola con delle... Perché sei così perché sembra una scatola con delle biglie dentro. No, no, cosa? Solo che adesso dove devo andare? Avevo preso... Ah, avevo preso... Tornate nella mappa. Castello, dobbiamo andare avevo al castello. Preso, sì, avevo preso... Avete preso i medaglioni da usare nel portone per il castello. Avevo preso uno o tutti e due? No, e poi c'erano anche tutte quelle biglie di metallo lucente che cadono da posizioni assurde. Comunque possiamo dire che è un gioco che non fa paura. Insomma, mi sono cagato sotto un paio di volte, quindi non sono d'accordo con te. Interagiscilo. Vuoi il rilievo della donna o il rilievo del demone? Allora, non voglio che provi, voglio che mi fai vedere la porta per decidere immediatamente quale. Il rilievo del demone. Ha funzionato, Ale? Non so. Clang. Poi metti il rilievo della donna. Sta mangiando un cuore? Cosa sta mangiando? Non ci ho fatto caso, lo sai? Cosa sta mangiando? Non ci ho fatto caso, Ale. Allontanati un pelo, voglio vedere. Non posso, sto mettendo questo. Prima che si apra la porta, che poi non si vedrà mai. Non più. Posso, Ale. Sta mangiando, sì, un cuore. No, sta reggendo lo scudo. Ma no, c'ha i denti infilati. No, no, regge lo scudo. Quando raggiungete casa Beneviento, riparliamo se fa paura. Hai visto Get Back di Peter L'hai Jackson? Visto? Non io l'ho iniziato a vedere, ho visto il documentario quello incredibile sui Beatles. Quello delle 60 ore di cosa... Ne ho sentito parlare, non sono molto interessato. Addirittura? Cioè, quelli che hanno fatto la storia della musica non sono interessato? No, mamma mia, mi sono usciti 700.000. No, perché questa è fighissima la storia, sono le 60 ore... di registrazione che venne fatta al gruppo quando si rinchiuse dentro al teatro per cercare di comporre l'album nuovo. Non ti ricordi quale fosse? Penso l'album che si chiama Get Back, proprio tra l'altro. L'album Get Back. Pensavo una canzone. Si chiama C'è la canzone anche. L'album non ho memoria dell'album. Mi ricordo come si chiama l'album. Secondo me è sempre Get Back anche l'album. Beh, quindi praticamente insomma, la reclusione. Sono state. No, è fighissimo perché sono state 60 ore che hanno girato. Perché contemporaneamente. È quello che poi è finito con il concerto sopra al palazzo di Apple. Di Apple Corp, naturalmente. Non di Apple, Tim Cook. Scusami, il concerto sopra il palazzo è stato l'ultimo. Esattamente. Uniti, e quindi loro prima avevano registrato, subito prima avevano registrato l'album, l'hanno composto in 2 settimane quell'album lì, e poi sono andati sul tetto, hanno fatto la canzone, perché e in non pratica doveva essere, ascoltami, però devi sentirmi quello che sì. Parlo, deve essere fatto, è così quello meglio che è successo. Gigi Dug. loro hanno fatto, si sono rinchiusi perché si erano rotti il cazzo di fare i tour, tutto, che erano entrati tutti in depressione, sì, eccetera, eccetera, si sono rinchiusi là per fare l'album, okay. Misero questa troupe di seguito perché l'idea era del produttore di Martin lì, come fare un reality, fare un documentario sulla registrazione dell'album, riprendere parte della registrazione e riprendere poi l'evento che ci sarebbe stato di presentazione dell'album, se non fosse che durante quella roba lì George Harrison è quando ha deciso di andarsene. E quindi praticamente quel documentario è rimasto segregato in cassaforte da Apple Corp per 50 anni. Peter Jackson è riuscito a farselo dare e ha tirato fuori questo documentario in 3 parti che fa vedere tutta in prima... In 3 parti significa quante ore? Dura una quantità, dura tipo 2 ore e 50 la prima parte, 3 ore la seconda e 2 ore e 40 la terza. È una roba lunghissima.
No, io ho visto le prime due parti. Potrebbe essere se curioso. Sei fan dei Beatles, qualcosa, sì, se c'è qualcosa di nuovo, si bellissimo. Pensavo fosse l'ennesimo bellissimo. Excursus. Una roba incredibile. Soprattutto dicono... mi pare che ne avesse fatto uno proprio... come... No, Peter Jackson. No, come si chiama? Ron Howard, può essere? Ron Howard aveva fatto l'ultimo documentario sui Beatles. Ci dicono di prendere i pesci qui nel... Piglia i pesci, ma però senza sparare, senza sparare. Anche perché teoricamente ci sono i salmoni che vanno al contrario. Senza sparare, adesso, senza sparare. Quindi siamo entrati dove? Si chiama Get Back, sta su Disney Plus in esclusiva, ragazzi. Attiverò il mio abbonamento a Disney Plus. Che schifo che fai. Bello. Che cioè, cosa, hanno bello? L'ingresso, vedi, con le cibarie. Il ciborio. Su te perché ci sta la musica? Come si chiama questo effetto, che è quello che si è inventato, quello che ha utilizzato Zimmer? Sai, quella la nota ascendente infinita. Un cambio di pitch. No, è quello famosissimo, che c'è quella composizione matematica che va sempre, ti sembra che vada, che sembra che vada sempre all'infinito aumentando l'ottava. No, non è può essere, non, c'è un nome. Non credo che essere. L'abbia inventato Zimmer. Non magari ho detto che l'ha inventato, l'ha utilizzato. Hai detto l'ha inventato, ragazzi. No, ho detto l'ha utilizzato, ragazzi, Zimmer. Ragazzi, e adesso un documentario su Zimmer. Ragazzi, dite se ha detto inventato. Oh, chi cazzo è arrivato? Dite Thor? Se ha detto inventato. È coso, Van Helsing. Avere sì. La pellacciatura. Perché Van Helsing col martello? Sì. Che poi solleva gli ingranaggi mentre cammina. E Van Helsing, quanto scommettiamo? Sì, vabbè. Un forestiero. Ha ragione Pianella. Ha detto inventato. Cazzo, mi ha tirato. A madre Miranda piacerai. Cosa ti ha tirato? Gli ingranaggi. Mi sta trasformando in un robot. Direi che non è madre. Direi che non è Van Helsing perché sta insieme ai vampiri. Cosa c'entra? È Van Helsing. Van Helsing è contro i vampiri, adesso. Potete metterlo in inglese, il doppiaggio fa venire la diarrea? No, ragazzi, non, tanto fa venire la diarrea uguale sto gioco. La diarrea? Non è colpa, non esatto, è colpa, non è colpa del doppiaggio. Ci siamo quasi. Ha detto inventato. No, non è vero che ho detto inventato, ho detto utilizzato. No, scusami. Hai detto inventato, ma perché non accetti di essere dissociato? Mi sono sbagliato, sì. Sì, ma ti sbagli in continuazione quando parli. Ti chiedono se tu giocassi tutti i giorni, in quanto tempo supereresti Pierpaolo in termini di skills, eleganza e arte del gameplay? Una settimana. Se lascerete il mortale nelle mani del casato. Ma giusto perché sono fermo da 30 anni. Chi sono questi? Sono bambini. Quello là era te, tipo. Chiudete quella bocca! Sei un troio! Vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Ma chi, la bambina? No, lei. Creerò uno spettacolo che piacerà. Questo ho capito, tutti i cattivi ci ha fatto vedere, no? A chi vuoi che classico, del tuo classico dell'horror. Prima vediamo tutti i cattivi. Che l'omuncolo soffrirà in noi. Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla. E fa anche ribello! Nel castello gli tagliate l'uccello! Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Ah no, quella è Madre Miranda, quella in fondo. Heisenberg, il destino di... Vedi, non è, direi che non è Van Helsing, Heisenberg. È quella di Breaking Bad, in caso. È la versione... No, è Breaking Bad, Heisenberg. È la versione Breaking Bad di Van Helsing. Davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di foglia! Troio! Ah, è tipo... È tipo God of War, tipo cosa? Tipo Kratos. O anche Thor. Un ragazzino, sei tu che fai sempre i capricci con Miranda. Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ma cresci ancora, è la tua testa più alta. Però pensavo che la mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussione. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Faresti sesso con una donna così alta? Che orrori! Grazie per l'attesa. Non ho mai avuto problemi. È stato molto spesso con donne molto alte? Sì. Vediamo di che basta sera. Ethan Winters. Ma non ho capito. Sa anche come ci chiamiamo, è la... No, aspetta! È la lega dei super cattivi, non ho capito. Cioè, che cosa... Perché si sono messi insieme? Qual è il loro scopo? Ma che cazzo ne so, Alessio? Guarda con te sta cagata. 5, 4, 3, 2. E gli ha detto che può scappare? Sì, aveva 10 secondi, ma noi stiamo ovviamente abbiamo aspettato 40. Cioè, ci sono 700.000 cattivi e un buco. Cosa faccio? Scappo o non scappo? Santo. Stai correndo tu adesso? Certo. Scappa se vuoi salvarti. Ovviamente abbiamo aspettato 45 minuti. Spingi!
Interagisci! Interagisci! Sto sbrigiando sto cazzo di di merda! Non fa nulla! E stai calmo! Ma se non lo visualizzi... Che cazzo? Mi sa fai venire angoscia! Questo era il barba albero. Barba Drugo, Barba Gianni questo. Barba Minchia che si è martellata in faccia. Però non ci ha fatto un cazzo. Come fa a non cadere? Come fa a non cadere con quella martellata? E che cosa ha fatto? Ha rotto qualcosa? Cazzo. Ma come fai a sopravvivere a una martellata del genere? Io insomma sopravvivo a tutte le martellate sulle palle che mi tiri, quindi evidentemente... Sei ancora vivo? Come si fa a parlare adesso? Che cos'ha, un megafono incorporato? Oh merda. Grazie, mi fai anche vedere telecamera dove devo andare. E reagisci! Abbassati. Merda! Merda! Alessio, merda! Ma allora... Sei davvero forte come dico, Alessio. Ma chi lo dice? In tantissime persone. Spacca, spacca, spacca. Con che spacco le mani legate? Con i pugni. Dai! Non spinge! Non spinge! Lo vedi che se non lo inquadri benissimo non spinge un cazzo. Sì, però l'hai già capito da prima, l'hai già capito ma da prima. Ma sei coglione, non è spingeva. È arrivato il momento dello splendido gran finale. Eh? C'era scritto qualcosa, ma non me l'hai fatto. Cioè, mai. Spingeva e non spingeva. Se non lo inquadri al millimetrico, non fa. Guarda che coglioni da qua. Mamma mia, che palle. Sì, ma che palle. Si chiama Scala Shepard. Una vedi? Scala viene suonata. Ma io, aspetta, lo conosco. Ma che conosci, Alessio? No, non sei un cazzo. Una scala viene suonata in modo contemporaneo su due diverse ottave. Il gioco prevede che le ottave siano di intensità diversa e variabile. Quando una diminuisce, l'altra aumenta. All'orecchio l'effetto è quello di una scala che sale sempre in modo indefinito. Che c'è, stai cagando addosso? Ma perché ti fa ripartire così indietro? Senza senso. Poi ogni volta salto fa anche spingere. Merda! 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 Devi andare a sinistra. Allora... mo ci vado. Devi andare nell'angolo dietro a sinistra dove... Ah, no, è spoiler. Ragazzi, dicecelo quando non ce la facciamo. Vabbè, non ci ho già passato. Però è la roba? La roba la rompe lui stesso. Ma perché non, quando non la prendi, lo? No, prendilo. No, poi vado a prenderla dopo. Però non dovete spoilerare, ragazzi, perché non c'è divertimento. No, ma io non devo leggere. Guarda che mi faccio anche tagliare il cazzo. Questa roba qua è... Quanto è poco credibile. Ce le metteresti le mani, probabilmente ti appende e ti ammazza. Adesso loro credono che siamo morti, adesso, quindi fai silenzio. Per un pelo. Per un pelo. Quei mostri hanno... Raccogli la roba. Raccogli la roba. Raccogli tutto. 300 lei. La mini pistola? Che mini pistola? Che cos'è? Munizioni per la pistola? Sì, mini pistola. Che cos'è secondo te? Tipo quelle, piccola di quelle da spia russa? Esatto. Dove vai col coltello? Non credo che ci sia molta scelta sul dove andare. Come si accendeva la luce? Non c'è nessuna luce. E poi che luce vuoi accendere? Completamente illuminato sto posto. C'è anche il vento che passa, lo senti? Siamo ritornati qua. Mini pistola era riferito ad Alessio. Siamo ritornati. Sì. Però adesso hai la mini pistola. Comunque ragazzi, per quanto riguarda... Fateci sapere se è la versione censurata quella che abbiamo noi, perché mi hanno indicato una versione giapponese data alla stampa, censurata effettivamente. Cosa noi c'è non qua mai secondo niente. Te? Un corridoio. Comunque graficamente è molto bello, eh? No, cosa sì? No, è molto bello sì. Tecnicamente. Perché torni indietro? Perché quella è chiuso, quindi rivado nella porta che ho aperto. Ah, perché non sei entrato nella porta? No, perché volevo vedere prima, si vedono sempre prima le zone secondarie. Santa per raccogliere loot. Mariella, vai dritto per dritto, che lo finiamo presto. Guarda un po' chi c'è. Lo spaventapassari. Te l'aspettavi? Eh? No, vero, dico, non te l'aspettavi? Che cosa? Che stiamo al vigneto, ti saresti mai aspettato? Quanto è lontano dal castello?
c'è anche dove sia il castello. Ma soprattutto noi perché siamo entrati al castello? Cioè, qual era lo scopo? Di che? Di andare al castello. No, lo scopo è scappare. Ma perché allora siamo andati al castello? Perché non siamo scappati da qua per la strada? Perché? Per i campi. Perché senza perché? Senso. Perché? Perché senza senso. Qua perché ci sta eravamo? Alessio, questo te lo ricordi? Dobbiamo trovare la guarda figlia un po', c'è Alessio. Trovare la figlia. Ah, è vero, vedi c'è Alessio qua, te lo ricordi? Oh, ti attendevo con non dovremmo avere le dita, dicono. Come sai? Connessi. Come fai a saperlo? Che è partita la chat. Ok. Non so. Raga, è andato down tutto, non va ancora, c'è una sola spiegazione, adesso porta sfiga, eccoli, eccolo, vai, ci siamo, ok, ora va. Non sappiamo che cosa sia successo, ragazzi, però ci potrebbe ricapitare perché non sappiamo che cosa è successo. Continuava a buttare giù la connessione. Brutalmente. Non so che niente, è successo. Niente, uno prova a fare arte, prova a fare meraviglia, stupore. Ti volevo soltanto dire, Pierpaolo, per quello che prima diceva che non sapevamo nemmeno che... Grazie a Leonix95, grazie a Oscar06, grazie a Johnny Silvercrest. E anche grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, dimmi. Ti volevo semplicemente leggere un commento che era arrivato. Ottimo, cercavo giusto... Ho qui una sorpresa Paolo, speciale per te. Se giochi a Resident Evil Village dovresti aver giocato al 7, già che dice chi è Ethan Winter. Vedi Alessio, non capisco. E il protagonista, il protagonista del gioco e poi la storia di Louisiana nel 7, come si fa a dimenticare? Come fa a dimenticarla? Prima di giocare una recensione del gioco andrebbe fatta se non hai giocato al 7. Cosa? Prima di giocare una recensione del gioco andrebbe fatta prima di giocare? Incredibile. Allora, dobbiamo è gente incredibile. Comunque i commenti, vi prego, mettetene sempre tantissimi che mi danno gioia, anche queste follie, Spendi oggi per vedere il domani. No, Pierpaolo, ti spiego una cosa. 10.000 per avere un altro bagaglio, per avere un altro slot, altri slot nell'inventario. Pierpaolo. Clamoroso. Quanti ne abbiamo? Già 1500. Cioè, questo però è clamoroso se ci pensi, Pierpaolo, puoi non comprare nulla? No. Puoi? Pierpaolo? Guarda Paolo. Che figata. C'è la roba gratis. Guarda un po'. Perché ti deve dare la roba guarda gratis? Guarda la roba gratis. Ma perché non te la fa trovare per incredibile. La strada? Io sono senza parola. Perché la roba senza parola? No, le devi mettere tutte le volte 30. Ma non ho capito, le devi tutte le guarda volte. Guarda questo. Che cos'è? Che cos'è? Non serve a niente quella roba lì.
Niente, guarda, è un continuo. Guarda, mo riparto. Ma perché la chat funziona invece? Mo riparto. Perché la chat va? Lasciala andare finché la perché chat. Perché la chat va? Dimmi perché la chat non va. Non lo so, non so che dirti. Perché dimmi riparte prima. Perché la chat riparte prima. Dimmi perché va la chat. Cioè, è veramente fastidioso sta cosa. Questa connessione. Connessione indegna. Connessione bagascia. Tra l'altro, hai visto che figata? Puoi comprare il caricatore maggiorato. Pierpaolo. E anche il grilletto azione singola. Pierpaolo. Sì, dimmi. Pierpaolo. Non è. Cosa? Non è The Witcher 3. Come non no? C'è bisogno di fare loot, non c'è bisogno di comprare niente, non c'è bisogno di fare crafting. Possiamo andare dritto per dritto. Cioè, ti vedi? Hai visto sta roba? Non la devi vedere sta guarda, roba. No, guarda, guarda. Tanto quei soldi non li raccoglieremo mai. Tu guarda però. Non voglio vederlo, non me ne frega è niente. È pieno di roba. Cos'è guarda, il borsello del duca? Tutto a un prezzo. Perché puoi vendere la roba, vedi il cranio. Vendili tutti, vendi tutto. Di valore, vendi di tutto. Valore. Vendi tutto. Ma secondo te li posso, li devo vendere questi i cristalli? O li devo tenere perché mi servono a qualcosa nel gioco? Cioè una roba vendibile? I cristalli servono a qualcosa? Servono a qualcosa o servono solo o per li i soldi? Posso vendete, vendere? Vendete, vendi, vendi, vendi. Fantastico. Vendi, vendi, si cioè, vende. Guarda quanti cazzo ne ho. Due. No, come due? Due più uno? Due più il cristallo? Il grimaldello lo teniamo invece. Porca troia. Adesso, adesso ti dico, no ma no, ti serviva per... E costa tre volte. Servano a vendere. Tra l'altro, quindi adesso posso anche spendere sui potenziamenti, Ale. No, Pierpaolo, non c'è tempo per i potenziamenti. Dobbiamo andare dritto per dritto verso la fine di questo gioco di merda. Tu che cosa compreresti? Niente! Pierpaolo, non serve nulla. È Resident Evil, è fatto apposta che se non, non scopri che c'è il menù, lo finisci lo stesso è un, gioco. È un RPG. Ma che? È un corridoio coi lupetti pelosi. Bellissimo, bellissimo. Cos'è bellissimo? Ci compriamo più munizioni o più velocità di ricarica? Non prendo niente. Sei contento a giocare così? Per sbaglio, andiamo avanti giocando. No, sai cosa preferisco? Preferisco accumulare risorse. Nella mia filosofia preferisco essere ricco che avere le cose. Non voglio comprare le cose, voglio vedere tanti soldi. Che sono potenza, che sono libertà. Dove stiamo entrando adesso? Dove stiamo entrando adesso? In dentro al castello? Chiesa? Ma no, nel castello. Ma c'eravamo già entrati? No, prima eravamo nel cortile. Vedi? Castello Dimitrescu. Non sai se si dice Dimitrescu in realtà, no? Non no. Dimitrescu. No. Rompi il vaso. Vedi un brillante che brilla? Sicuramente c'è. Io non ne vedo nessuno. Fateci sapere quando ci sono i brillanti che brillano con dei messaggi viola. Pier, il prossimo anno, prima della nuova edizione di TGA, farete un altro evento live? Faremo sicuramente degli altri eventi, ragazzi. Sì, assolutamente. Più che altro la prossima... 5 gennaio, consegna di un uomo e tre donne. 28 gennaio, incontro con la signora Dimitrescu. 1 febbraio, incontro d'affari. Dimitrescu. Confermi Pierpaolo che se il meridione lo hai cannato perché sei profondamente razzista contro i terroni, preferisci sposarteli e scopartili piuttosto che incontrarli. Sì. La prossima tappa però ci sarà a Roma per accentrare un pochino... Cerchiamo di fare un raduno il prossimo anno. Sì, queste sono le tre figlie, Bella, Cassandra e Daniela. Le figlie di chi? Sto cazzo. Tu dove saresti andato? Qua o di là? Non so neanche. Non so che cos'è qua e non so che cos'è di là. Per me devi andare dritto per dritto, ma anche veloce. Quelle assi sono molto. Rassicurano molto. Cos'hai raccolto? Degli stivali. E puoi metterteli? No, quanto. No, non succede nulla. Dai, vai a accendere il generatore. Mm-hmm. Tu te la posso rompere questo? No, sì. Comunque, io non so se ti sei reso conto da solo. Che cosa che hai rotto il vaso? Te l'ho detto prima. Cioè, sono entrato, ho rotto la vetrina per prendere la polvere e il vaso per prendere la roba. Sei peggio di Link che va in giro per case della gente a spaccare la roba. Comunque, cioè, se tu ti fermi a rifletterci su, è una roba. Che cosa che spacchi la roba? No, che risolvi gli enigmi di è inquietante, roba. Eh? Perché mettere un cassetto che dove dentro non c'è niente? Perché mi fai perdere? Più che altro perché fanno aprire uno distruggi solo. Distruggi lui, distruggi Giuseppe Verdi. Non credo. No, non lo puoi distruggere, Giuseppe. Perché non vai quella porta lì? Scusa, dici sempre che devi lottare? Vai dritto per dritto, corri verso la fine. Lo sai che quella mina non la userai mai. Incredibile, la mina è veramente... Come, dove la puoi mettere la mina? È impossibile.
Cioè, a meno che non c'è un livello che ti dice posiziona le mine perché stanno arrivando i ricambi. Ma io non capisco che bisogna fare. Raccogli, dai! Ma chi è? Ma sei tu che respiri, però. Ma sono io quando mi giro? Prova a stare fermo. Prova a stare fermo. Prova a stare fermo. Sì. Perché lui quando si gira gli piace come fare. Come fai a girare il tip tap quando giri? Ma è senza senso. Hey! Tra l'altro a me sta cosa mi dà molto fastidio. Quale che nei cosa? Giochi hanno tutte le porte che si aprono da entrambi i lati, quando invece è una cosa complessissima da mettere in casa. Tu hai mai provato a fare le porte, quelle stiamo che parlando, si aprono da entrambi i lati? Stiamo parlando di castelli qui in questo caso. È ancora più complesso. Andiamo qua, dai. Andiamo col principale, no? Chiusa. No. E quindi dove vai? Andiamo giù dove stavamo andando. Stavo andando bene come al solito. Vai, corri dritto, corri. Chi è che ha chiuso la porta secondo te? Corri, le porte si chiudono, si aprono da entrambi i lati e si chiudono. Giocatele. No, dall'inizio giocatele. No, però passiamo. Dai, ce la faccio. Ma non puoi, cioè, sono i momenti tra. Sono senza cuffie. No, mettiti. È impossibile. È impossibile. Ma dai, ma mi spieghi. È impita fastidio. È tutto illuminato, dai, non rompere il palle, cioè, sennò che cosa stiamo a fare? Restituisci le maschere. Attenta, ha fatto qualcosa, le? Io ho fatto qualcosa. Sì. I topi, le falene. Cercando Rose. Chi è Rose, la bambina? Queste sono le tre figlie, Bella, Donatella e Gabriella. Sono le figlie della Dimitrescu? Figli di puttana! Sono queste le figlie di Troia! Ragazze indegne! Ah, porca troia, che male sul tendine, tra l'altro, quello! Ah, che dolore, pensa che fastidio qua! Ma come fa a non urlare lui, che ti prendono le falci dentro qualcosa? Ma soprattutto... Che cosa facevano loro prima di devastare questo villaggio? Perché la devastazione del villaggio è recente. Sono state evocate di recente. Perché ci sono adesso e fanno danni? Madri, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Vediamo un po'. Madonna, che ha delle tette enormi comunque lei, eh. Così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di me. Che non è Vanessa. Cioè, ci siamo visti tre minuti fa. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sicuramente posso sanguinare all'infinito. Eri tu? Sì. Che l'ho fatto molto bene. Sembra era proprio nel momento giusto. Sono stata io a catturare. Alessio si è messo sì perché ha un'erezione, ragazzi, in questo momento. Quindi si è tirato su per quello. Alessio, tieni a freno il cazzo. Tiratelo su. Però non sta guardando noi. Oppure non ci sta guardando in faccia. Ma che fastidio, ma perché gli appizzano tutto ovunque? Mettetemi giù. Mettetemi giù. Guarda un po'. Cosa fa lei? Come cosa fa? Si pulisce. Sì, ti ha fatto la fazzolettata, no? Quella che si fa pure i castelli. Che? Ok. Ma perché non ci ammazzano mai? Incredibile sta cosa, eh. Mo' riusciamo a scappare anche da qua, ti rendi conto? Cioè, è tutta una roba così. C'è una leva là, tira la leva. No, prima sto facendo l'altalena. Stai altalenando? Certo, vedi? No, ti stai piegando, no? Visto? Oh. Eri proprio in totale sicurezza, ti avevano messo. Non e saresti mai... sei diventato il padre Pio, hai visto? Maledetto psicopatico. Maledette indegne psicopatiche. Prendi una bibita, sicuramente aiuta. Per magia. Casualmente abbiamo l'acqua santa qui di fianco. Lo vedi che non c'è neanche bisogno che le compri? Che dai, con questa versione censurata, ragazzi. Comunque censurata.
Comunque, quanto ti piacerebbe avere uno scrittoio così in casa? Non mi piace la roba barocca. Bellissimo. Non mi piace solo gli spifferi. Tira sta leva, dai. Ma perché sei convinto che sia una leva? È chiaramente una leva, è più leva di così. È tutto tranne che una leva, è un cavallo. Spingi la leva. È un cavallo? Spingi la leva. Non si può spingere adesso, non c'è niente da fare. Hai visto? Boom! Boom! Hai sentito come ti ha fatto capire che abbiamo fatto una mossa giusta? Boom! Cassetto, c'è sempre un cassetto. Un cassetto vuoto, su uno scrittoio intero. Vuoto. Spingi la leva. No, no, non me la spinge, non la indica la leva. Un po' la leva la dovrai spingere. Adesso ovviamente andremo nell'unica porta dove sono di tutti via, quindi vabbè, andiamo. C'è qualcuno che si è spogliato, Ale? No. Eh sì, no. Questo è un vestito di uno che si è spogliato. No, è un velo. Uno scialle. Un velo. Uno scialle con i guanti, Alessio. Non è un vestito. Hanno mangiato uva marcia. Oh! Cosa? Brillava, eh? Allora prendilo. No, brilla e è l'anti-aliasing. Sì, anzi è l'aliasing. Cosa fai? Il grimaldello? Che dici? Il grimaldello. Lo apro col grimaldello? Ah sì, è fatto apposta. Ma non ho capito perché si distrugge. Guarda un po', pure l'obiettivo, ti rendi conto, Alessio? Scassinatore. Cioè, veramente, se tu ti ci fermi Scusami, a pensare... erano due munizioni di merda? Sì, purtroppo ho spiegato un grimaldello per due munizioni di merda. Ma non ho capito, il grimaldello si distrugge tutte le volte? Eh certo, e che sono gli eterni, i grimaldelli? Ma sicuramente non è facendo uno scassinata che si rompono. Il raccolto delle fanciulle. Bello il raccolto Molto. Delle fanciulle. Molto, però non c'è di te nel raccolto delle e fanciulle. E quello nero? Ma vai via, esci, dai, corri, 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 corri. E spacca le vetrine. Ma c'è qualche libro interessante, non pensi? Spacca le vetrine. Dove vado? Passo Vai. Qui? Passa. È una porta gialla, è chiusa dall'altro lato. E allora, andiamo qua. Allora, Alessio, comunque ti dicono di leggere la chat tutti, eh? Cioè, il 100, reggete la chat, il 100% della gente ti chiede di... Cioè, se non giochi, leggi la chat. Capitan Poppo, non possiamo tirare via la censura. Non c'è nessuna opzione. Probabilmente questa è un'edizione censurata. Mi dispiace. Ma qual è il problema? Cioè, che cosa c'è di censurato? Non è che se che non scopano? Allora no, togliamo la censura. Allora togliamo la censura. Però se è per due schizzi di sangue, due schizzi di sperma, anche no. Ma perché è pieno di stivali e scarpe dentro questo posto? C'è meno sangue, sì, ma ragazzi, non ci sono... O ci dite esattamente qual è l'opzione, che noi le abbiamo già guardate tutte anche prima della live. Hai visto? Ma tutte le volte che prendi un oggetto è una roba così? Se ti ci fermi a pensare, però è tanta roba, eh? Nell'edizione non censurata si vedeva come si strappava le mani dai ganci. Vedi? Ragazzi, non so che cavolo fare. Mancano le zin, sarebbe un problema grave. Si sarebbero viste le zin, tra l'altro. Sei passato da lì? Eh sì. Vai un po' più veloce per Paolo. Se vuoi puoi giocare te. Fai la tua scelta, Alessio. Hai visto? Guarda un po' qua. Chi è? Beccati questo. Perché lo raccoglie in tempo reale? Perché ho preso il cristallo, non l'ho raccolto. Mi tiri via quel pendaglino dei Yoshi dal coso. Sono le statue che si erigono. Oh, dai, però non rompere il cazzo, però veramente, dai. Ho sbloccato la porta. Dai, però evita, veramente, dai, però non rompere i coglioni, per favore. Pierpaolo, equipaggia la moneta, dicono. La? Equipaggiare la moneta. Ci sono dei perk che sono quelli fissi, che sono le monete. Non ho nessuna moneta. Non ce l'hai lì, non è in questo inventario. Hai visto che ti continuo a guardare? No. Interagisci? Hai visto? Ma perché fai così? Me lo spieghi? Ma perché? Che effetto sonoro è? Che cos'è questa cosa qua? L'occhio. E lo puoi equipaggiare? No. Lo puoi vendere? Evidentemente no. Mi spieghi perché ti dà fastidio quando fa quel suono lì? Oh. Ah, era un riferimento al set della moneta. Infatti me la ricordavo questa cosa. Immagino. Dove hanno portato Rose? Dove hanno portato Rose? Dove
Marcus. Dove hanno portato Rose? Tette? Qui devi mettere le facce. Devi mettere le facce, ma non credo hai le facce, Alessio. Sono dei quadrati. Sono facce. Ma scusami, Alessio, è un quadratino. Non è, no, no. Sono quattro quadrati. No, è il gancio quello. Sì, però è una faccia che devi mettere. L'angelo della mistizia sei te. Piange dalle profondità di un quadratini, quelle forme geometriche servono per la gente come te per distinguere l'uno dall'altro. L'angelo del piacere apprezza l'arte nascosta dietro una porta dorata. Una porca dorata. L'angelo della gioia osserva Placido con parole di saggezza al suo fianco. Sì, ma non mi interessa. L'angelo della furia guardia dall'alto in basso con guardia rabbia. Dall'alto. Guarda! Restituisce le maschere agli angeli e la porta della salvezza si ha aprirà. Ha detto le maschere, non ha detto le piccole. Non le facce, non ha detto restituisci le facce. Cosa. Maschere. No, io non ha detto restituisci le facce. Aspetta, io non ho quindi idea. Quindi ha detto chiaramente una stronzata. Io non ho idea di che cosa esattamente, ma è ok. Che cazzo è quello? Ci sta dentro, è il vendor. Ma che cazzo fa qua dentro? È arrivato. Com'è dentro? Entrato? È entrato. Ancora. Duca. Che ci fai? È il duca ballerino. Sai dove c'è da guadagnare? Hanno anche i piercing al capezzolo, dicono nella versione senza censura. No. Rose, lo devi leggere la chat, adesso che attenti non va bene, eh. Che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? C'è sempre sto doppiatore qui. Puoi skippare. Sì, proprio no. Lei. Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna. E a tal proposito, guarda il mio inventario. Volentieri. Posso magari consigliarti qualcosa? Certo. No. L'hai appena fatta la rottura di gas. Questo lo posso il calice da vino rosso di vale 3.500. Lo posso vendere? Sì, lo posso vendere? Ma puoi vendere tutta quella roba lì che vale 3.000, la puoi vendere tutta ovviamente. Io lo vendo, eh? Sì, ma chiaramente. Non è che magari c'è dell'or speciale. È messa lì apposta per essere venduta. Ok. Però devi essere veloce a fare questa roba perché sennò non giochiamo. Vedi, parla tu la parte gestionale e dritta per dritto. Un mio vecchio amico era solito parlare così. Corpo di mille balene. No, io voglio che compri la valigia, quindi devi arrivare a 10. Ce li hai già, porca puttana. Compra quella cazzo di valigia, dai. No, beh, la valigia adesso non serve a niente. Troppo poi... presto. Potenzio, che tu che dici? Potenzio? No, vedi, li sprechi. E te pare. Potenzio. Dai, potenzia tutto, spendi tutto. Non potenzio niente, dai. Non vedo. Labirinti di Norstein. Norstein, un artigiano del XIX secolo, fu bandito dalla sua terra in quanto ebetico. Vagò a lungo. Però così io non ho letto niente. Ok. Dolora di scoprire i frutti delle due vedi? Corribande. Però non ho capito niente io. Puoi dire che cosa è successo? E poi ma che cos'è questa cosa qua? È tipo un diorama. Ma perché si muove il ponte? Perché devi interagire col diorama. Interagisci? Non posso, lo devo bloccare, evidentemente non ho gli oggetti per bloccarlo. C'è un cassetto vuoto? Comunque, è mezz'ora che giochiamo e non succede niente. Pierpaolo, non succede niente in questo gioco. Dai, vai dritto per dritto. Cassetto, no? C'è qualcosa? Perché si apre solo un cassetto sempre? Splacca. Ma questa era. No, 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 torna indietro. Hai sbloccato uno scorciatoio. Dai, mi fai spaventare però. Dai. Almeno stai zitto. È 10 minuti che facciamo la stessa stronzata. Interrompi. Vi sentireste a disagio ad uscire con una donna più alta di voi? Molto no. Di più? No, io l'ho detto prima, non ho nessuna proprio... Nessun tipo di problema. Vado sopra o apro la porta? Basse, larghe, strette. Porta o sopra? Porta, dai. Tanto questa qua sarà chiusa, infatti è rossa. Però corri, ti prego, corri. Corri. Là non ci sei andato, perché è chiuso. E no, è aperto e blu. Le blu però sono aperte, eh. Ma qua ci sono la stanza del mercante, del duca, che c'era quello lì, l'enigma. Hai lasciato qualcosa? È l'enigma che non posso fare, l'enigma. Alessio. L'enigma. Che cazzo l'enigma! È? No, quest'altro non ho capito, scusami. Quale? Questo qui. Vacci, corrici.
Corrici, però corrici. Sinistra e poi tutto dritto. Qua non ci siamo stati. Ah no, quello è l'ascensore. Non posso farci nulla. E perché è rosso però? Perché non posso farci nulla. Non, è, esplor- non è risolto. Cosa, perché cosa c'era nell'ascensore? Non l'ho neanche visto. E non funzionava. Non newtoniano. C'è la stanza del vino. Cosa hai preso? Niente, era una cosa di interazione. Sì, comunque è pieno di robe di interazione dove non puoi interagire. C'è roba da leggere. La leggi velocemente tu? Le tecniche di produzione del vino del castello di Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo degli attuali residenti. Alcina Dimitrescu ha aggiunto a questa tecnica il suo peculiare tocco, che dona al vino un gusto corposo e un aroma intenso. Il sangue. Il suo vino migliore è il Sanguis Virginis, sangue della Vergine. Lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi floreali d'argento. Ah, devi mettere la bottiglia sopra quel portabottiglia. Bravo! Hai visto che bravo che sono? Ho risolto l'enigma ancora prima che si enigmasse. Vai, corri verso la meta. Vai, corri verso... Non succede niente in questo gioco. Non sta succedendo niente. Niente. Vaso, vaso, rompi il vaso, rompi il vaso. Questi non si rompono. Entra. Guarda, entra. Entra. Lo sai che a forza di fare così mi gira un po' la testa? Sì, perché quando manca l'ossigeno, non ossigeni bene. Vai, corri, 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 corri. Io vi sento solo in audio mentre lavoro, questi respiri sembra un porno. Ci sembra, Alessio, sì, che ti stai togliendo le emorroidi. Già te l'ho detto ieri. Incredibile. Li ho risolti tutti? Cioè, ti rendi conto? Dove l'hai preso l'altro occhio? Come dove l'ho preso? Dov'era l'altro occhio? Era già incassato. Amen. Però con dell'action, non un'altra scena scriptata inutile. Ah, mi ha pizzicato. Che mi ha fatto? No, ti escono da dentro. Che schifo, guarda. È da tanto che non spento. Che cazzo devo fare? Oh. Ti appenderò. Ti taglierò la coda. Oh, corri, Alessio! Meglio vivo o morto? Attento, non so che fare! Cioè, fai te. No, fai te. Ma no! No, fai te! È il primo Vai te! Finita questa gioco. No, vai te adesso. No, fammi vedere come lo scappi. Fatto, no, hai fatto la zona, l'esplorazione. Adesso ti fai un minimo di tensione. Ma attento, sta dietro! Sta dietro! Chiudila, chiuditela dietro. Se non te la chiudi dietro, muori, Spacca il mulve. Non si rompe! Con il coltello. Attento! Cioè, è una gag? Minchia, ma soprattutto, ma lei può volare, trasformarsi, roba del genere, e adesso l'abbiamo seminata? Mamma mia, è stato incredibile, eh? Incredibile. Oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello. Sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne. La signora del castello e i suoi figli hanno promesso solennemente di non mordere. È stato molto strano. Sono trascorse 2 settimane da quando ho iniziato a lavorare al castello e mi sento un po' spaventata. Sono un po' spaventata. Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore. La signorina Daniela l'ha assalita tagliandole il viso con un coltello. Cioè, non è andata subito dal sindacato? Di notte sento l'eco di lamenti, come se i corridoi fossero infestati da fantasmi. Voglio tornare a casa. Non so cosa fare. A cena le signorine si lamentavano del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra, solo uno spiraglio. Chiudila subito! Noia indegna! Hanno urlato in coro. Ho il terrore che mi rinchiudano per sempre in cantina. Non so cosa fare. Non so cosa fare. E l'hanno rinchiusa in cantina, eh? Rimango sempre basito dal self-control di Pierpaolo in queste scene concitate. È incredibile, non stava succedendo intanto niente. Intanto nessuno mi ha colpito. Intanto probabilmente non potevi morire in quella ma roba. Ma che cazzo dici? Muori al 100% in quella roba lì. Ma gli ingranaggi di Valencia. Gli ingranaggi di Valencia. Sogniamo, balliamo un valzer adesso. Aspetta, fammi andare a vedere il valzer. Però non me lo devi passare se succede qualcosa. Guarda un po'. Cioè, devi esaurire il passaggio del succedimento delle cose. Andiamo noi direttamente da Lady Dimitrescu. Fermati lì.
imbecille. Casualmente, appena noi arriviamo, lei se ne va. Tra l'altro, pensa che fastidio aver costruito un castello dove lei deve sempre abbassarsi ogni mossa che fa. Ale, leggi la chat. Sto leggendo la chat. No, ma interagisci con la chat, fai qualcosa. Ma no, stanno sono statement, non sono domande, non c'è richiesta di interazione. Ma Pierpa, chiami pure tua figlia in quel modo? Cioè, troia indegna. Bastarda. Per ora ancora no. Soltanto quando fai capricci. Troia indegna. Hai raccolto la bottiglia di vino delle acque leali? Niente. Sei sicuro di non aver aperto tutto? Controlla la mappa se è blu. Non è blu. Ah, perché c'è una porta. C'è una porta che non posso aprire. E allora basta, vai via. Corri via, scappa via. Via, 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 via. Via, 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 proprio lontano, 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 lontano. Segui. Questa è la strada che ha preso la Dimitrescu? No. Perché lei si è chiusa la porta dietro. Se perché non vai lì dentro? Controlla la mappa? Controlla la mappa? Ah, perché non è un corridoio. È di sopra, giallo, giallo, giallo. Apprezzo moltissimo il fatto che abbiano fatto la shortcut, eh? La shortcut per andare dove? Per rompere. Ah, perché tu non è che cambi col coltello. Fa da solo. E lo fa. Non è da giapponese. Infatti dico, mi stupisce. Magari un americano infiltrato. Secondo me. Gliel'ha cambiato senza che se ne accorgessero. Trust in night, in light. Ah, sì, vai, è un enigma, chiaro. È chiarissimo, un enigma di intelligenza, vedi? Uno. Come si muove? L'imbarazzo. Con la testa lo sposta, qual è il problema? Sposta la luce, no? Ma non citava, non faceva voci. Hai mai fatto nagging per conquistare una donna? Cos'è il nagging? Non so, però la parola non mi sembra bella. Alessio, ci spieghi la dissonanza ludo-narrativa, non ludo. Come faccio ad accendere la luce? Come si accendeva la torcia? Ale? Domani sarà disponibile su Disney Plus The Last Duel, quello di Ridley Scott. Pare che sia molto bello. Come si accende la luce? Anche insomma, se è uno di quei film con un'agenda politica abbastanza chiara e a me danno un po' fastidio. Come si accende diventano la luce? Inutilmente retorici. È tutto illuminato. No, qua dentro non si vede un cazzo. Non si accende, vai al buio. Ma non si vede niente. Vai, sereno. Si vede un po', abitui lo sguardo. O se no prendi un tizzone. Infatti, volevo prendere un tizzone, ma... non me lo prendo un tizzone. Cos'è il nagging? Ormai mi ha incuriosito molto. Dai, vai, vai, vai sereno. Se ne niente, non so manco dannà. Scusa però. Vai sereno. Cos'hai acceso? Cos'hai acceso? Avevamo una luce? Incorporata poi, tra l'altro. La luce sensibile alla luce. Quale sarebbe l'agenda politica di The Last Duel? Chiaramente revanchismo della donna. Revanchismo della donna contro il patriarcato. Revanchismo. Cosa significa revanchismo? Tipo revenge, tipo la vendetta. Ma è italiano il revanchismo? No, è dal francese. Mai sentito. Ma sei sicuro che esiste? Della posizione parola? Della donna contro il patriarcato imperante. Però sono molto curioso di vedere come l'hanno imbastita in una storia medievale dove quello sarebbe stato all'ordine del giorno. Pegging, nagging. Help me, brother. Revanchismo, tendenza di un paese o di un gruppo politico a conseguire la rivincita per mezzo della guerra, sconfina per lo più in degenere nazionalismo. Ok? Grazie mille perché insegnate a Pierpaolo a stare al mondo. Gioca te assolutamente, c'è qualcosa che si è aperto e non ho capito cosa fosse. gioca te, c'era una roba che si apriva. Posso sparare? No, che stai facendo? Non so che cosa stai spingere, facendo? Non so cosa spingere. Spingo no. B. Però avevo spinto A su ricomincia. No, già sono andato, devi andare di là. Dove di là? Qua. No, allora, evita di sparare e guarda tutte le gabbie, per favore. No, abbassa lo sguardo, guarda bene quando... Niente, quando ce l'ho alto è troppo alto. Guarda quando bene basso, intorno. C'è un cazzo, non c'è un cazzo. Okay. Sei entrato, quindi qualcosa c'era, quella di fronte? Che impedito Alessio. Neanche iniziato, che impedito Alessio. Posso saltare? No.
Come faccio a prendere quei... E non prenderlo, no, chiaramente non serve prenderli. Esci, pronti a vomitare con la telecamera. Vado prima a sinistra? Sì, ma... ti svelo un segreto. No, vado veloce. Guardati attorno senza camminare, perché altrimenti è impossibile. Ale, no, prendi prima la roba. Quale roba? No, vai un attimo qua. Sono qua? No, non andare lì, perché lì è... No, no, non qua, non qua! Dove vado qua? Guarda qua se c'è qualcosa da acchiappare. Di là, vedi? Candidate Irina, Micaela, Mihela, Loa e Ingrid. Scartate Dandora, Gretta. Vabbè, basta, non c'è frega. Gabriella l'hanno tolta. Sono le candidate. Sono le governanti lì, quella che parlava prima. Come si chiamava quella che parlava? Non me lo ricordo più. Dai, Alessio, ti prego, possiamo evitare i rutti almeno in questa live? No, però ne hai fatti 60 l'altra volta. È da fame questo rutto. Vabbè, questo qua non dovrebbe essere uno scaffale tipico per... Secondo me fatti vorrei rompere tutto, però vabbè, facciamo finta di niente. Come fa? Metto il coltello? Sì, certo, non a spadate. Mamma mia, l'ho beccato subito. Incredibile, sei veramente bravo, eh? È beccato il coltello. No, quegli altri avrei rotto. Vabbè, niente. Ok. Mi dicono che è già il secondo rutto. Quando l'hai fatto il primo? L'avevo nascosto prima. No. Quindi dove vado? Vai dentro la gabbia qui. E cammina. Piano però. Alza lo sguardo. Alza lo sguardo e cammina piano. A sinistra che c'è? Pisciatoio. Il water. Sì. Lascia stare il pisciatoio. Basta, girati attorno. C'è niente da nessuna parte. Quando... Madonna, un impedito. Scusa, entra. No, non entra nella galera. Vedi? C'è un altro coso. Che questo è dove facevano gli studi. Quello è il forcipe. Ma li senti i rumori? Sì, senti che cammina. No, la porta che ci... Appetito instabile, a tratti eccessivamente vigile. Perfetto. Quindi il problema nostro è Ingrid, capito? Perché non aveva abbastanza appetito robusto. Esatto, ok. Appetito robusto. Vai. No, per favore cambiate player, sto per sboccare. Provo a stare stabile. Destra? Più contenti. Madonna Cristo! Se succedeva a te... Che cosa è caduto? Un sacchetto con un cadavere. Mamma mia, ma santissima. Ce ne sono vari? Sì, ce n'è qualcuno. Chi è? Che cos'è questo rumore? Le casse, vai. Metto la pistola. Come fai a camminare così veloce, Alessio? Non si vede intorno. Stai attento, guardati bene intorno. Sto vedendo tutto. No, corri. Ma vedo tutto. Perché questi ha fatto un boom? Perché quelli sono una... E li posso evidenziare? No. Li posso guardare? Sì, certo, per guardarli. Come cosa spingo? Y. Y. E dorsale poi? Destro. Dorsale destro. Dorsale destro. Non te lo dà. Quindi evidentemente ce l'hai nell'inventario. E così a caso era. Dove vado? Tu devi dirmi dove andare. È qua. Non capisco. Qui dentro? Per forza. C'è una cassa là, ricordatelo. Anche credo che tu abbia qualcuno dietro, Alessio. No. Hai qualcuno dietro? Hai qualcuno dietro, Alessio? C'è un sacco di gente. Più di uno. Attento, posso, che scorrono. Posso mettere la pistola? Hanno le spade. No, non questo. Su. Spingi su. Non mi alitare in faccia che mi viene da vomitare. Spingi su. Ho la bomba. No. Questo. Ma perché? Si muovono. Alessio, che cosa hai fatto? Alessio, ti stanno sparando. Ti stanno colpendo. Non sì, lo vedi? Non si muove velocemente. Colpiscilo in testa. In testa. Non sprecare tutti questi colpi. Uno ne ho sprecato. Camminati dal qua. Non c'è la porta. Devi spostarti. Ho passato la porta.
No, sparare a caso, cazzo! L'ho sparato sprecando... in corpo! No, stai sprecando... Ma dove sono le porte? Spatti sul microfono! Ma ti puoi spaventare quando ma spatti... Ma non mi sono spaventato! Ci sei tu che mi no, hai sbattuto sulla porta, sul microfono! Sì, perché sei non saltato. Trovo le porte! Sei saltato! Ma qua non muoiono tutte e due! Attento al cazzo! Adesso non stai prendendo nessuno! Niente, vabbè, continua a sparare a caso. Io so senza parole. Io so senza... Ti sei fatto prendere da tutto. Hai sprecato tutte le munizioni. Aspetta, che avevamo. E chiaramente, cioè, è chiaramente, cioè, chiaramente non sai giocare. È sbilanciato. No, non sai gioco. Giocare. Non posso è uno usare il pompa? Posso no. usare il pompa? Ricarica il pistola. Ricarica la pistola. No, non voglio entrare dove è chiuso. Dai di qua. Non tornare. Stai tornando indietro. Ma sparagli. C'avevi un sacco non di... Non voglio sparargli. Se sprechi la cosa ti spacco il culo. Ma voglio l'energia. Cosa no, faccio? No, cosa faccio? Ti recuperi da solo. Se non hai giocato bene rifai il pezzo. Ma io ho giocato benissimo. No, hai giocato malissimo perché ti stanno colpendo tu. Niente. Ale! Cioè, hai sprecato un milione di colpi. Devi sparare in testa. Non è che ci voleva molto, eh. Ricarica. Ce n'era un altro, vero? Colpisce ovunque, tranne che dove conta. Ma fatta... chi è? Ce n'hai uno dietro da un'ora, secondo me. Ma non me. C'era! E non è morto cadendo? Ah no, ah no c'è l'uomo con la spada. No! C'ero quasi! È morto? Sì. Non è che ci voleva era molto. Ingrid, tra l'altro, come ti avevo detto io. Perché era quella... Che aveva fatto. L'hai visto? Era la collana di Ingrid. Quindi mi hanno lasciato il loot. Sì. Mi posso curare adesso? No. No, ricarica le munizioni. Che ne hai sprecate decine. Non ne ho sprecate. Sì, decine. Dove stai andando? Abbiamo... Dove stai andando? Raccogliere. No, stai andando. Stai proseguendo. Ce n'è un altro. Sì, stai rumore. Proseguendo. Sto proseguendo, cosa vuol dire? No, che stai andando avanti rispetto al livello. Devi entrare nelle, entrare nelle prigioni. C'è chiaramente qualcuno ancora da rumore, eh? Sì. Imbarazzante, 60 colpi, spara alla spada. Sì, sì, veramente tutto imbarazzante. Scusate, adesso. Scusate. Veramente incredibile. Aspetta, la domanda è: sono morto? La domanda è molto meno semplice. Male che c'erano i 30 colpi gratis della Deluxe. Confermo, ragazzi. Apri il cancello, apri questo. Senti? Lo senti? Questo qua è quello lì. Però prima o poi finisce. No. Qui finisce. Qui ah, finisce. Qua sì. No, 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 dove stai andando? Oh, continuo a entrare no, in no, porte. No. Mettiti la pistola. Ma continuo a girare intorno. Sì, perché questo era fatto per farti permetterti a una persona normale di scapolare. Metti la pistola. Perché devo la pistola? Perché mo te ne arriveranno altri. Perché? Vabbè, allora vai avanti, piano piano. Dove vado? Comunque l'hanno messo in modalità facile, non fermate. No, è normale, ragazzi, è normale. Ma che cioè, ho sprecato questo 70... gioco è squilibrato, hai detto chi, da chi non ha voluto potenziare le armi. Confermiamo. Dove vado? Ci sono i comandi parata che non è mai mi utilizzato, devi dire eh? Come si fa così? Sì. Ok. Ma infatti io voglio usare solo non ho visto così tanti colpi sprecati nemmeno quando hanno sparato a Neo in Matrix. Questa è molto bella, eh. Io voglio usare solo il coltello, non ho bisogno delle armi da fuoco. Erano quattro nella lista, quindi in teoria non c'è più nessuno, dicevano. Stai continuando ad andare sullo stesso punto adesso. Allora mi devi dire dove devi andare. Proseguire di qua. Vuoi giocare? Ho guadagnato un sacco di soldi. No, 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 vedi, 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 escono dal muro, escono dal pavimento. Escono dai fotto di pavimenti. Che vuoi fare? Passare qua che era e qua che serve? C'è il giro qua, così li accerchio. Ma che significa? Non stai facendo niente. Posso salvare? No, non si salva sto gioco liberamente. Quindi che cosa faccio? Dimmi, perché io li uccido col coltello, eh. Sei morto col coltello. Che ridi? Ci ti rendi conto che riesci anche a capire dove stanno? C'hanno là la barda spaziale. Ti ammazzano, Ale. Devi sparare, così non li ammazzerai mai. Minchia, che botta che mettiti mi ha il pistola. Tra l'altro dicono che la parata col tempismo fa la parry automatica. Ah, buono. Allora buono. Non so che stai facendo, Ale. Sto scappando per recuperare l'energia. Non stai l'energia. Scappando, stai camminando, stai non posso passeggiando. Andare più, non posso andare più veloce quando sono rosso.
Sì, ma non stai facendo niente. Dirisi, devi ammazzare. Dirisi, pazza? No. Allora sono morto. Para. Para al momento giusto, cazzo. Prima scappo. Sinistro, sinistro. Para al momento giusto e fai la pelle. Guarda, quello era guarda, ammazzalo da dietro. Fai il colpo stealth. Para. No, al momento giusto devi parare. Devi fare la pelle. Ma sei sicuro che non ci prendesse per il culo? Non lo so. Può essere Kiri se ci stava prendendo per il culo. Perché la parri su... Piane Sani, sono un addetto al tiro al bersaglio. Di tanto in tanto realizziamo attività anche con i soggetti ipovedenti. Questi, nonostante l'handicap, hanno più mira di te. Metti la pistola, perché tu non li finirai mai. Morirai solo. Tu non ti preoccupare, preferisco morire. Va Hai bene. Detto che ho sprecato un sacco di roba, così la recuperi. Abbiamo salvato molto indietro un checkpoint. All'inizio. Quale checkpoint che ci ne sarà? So, secondo te il checkpoint è prima di questi 3-4 secondo qua? Me sì. Che vogliamo fare? Ti stanno cercando di raggiungere con la sta mano alzata, perché manco loro la sanno più che devono fare. Che vuoi fare? Niente, non ce la fai proprio, eh. Non ce la fai a parare, eh. Ma non para completamente. Sì, cioè, beh, meglio di però di farsi pian faccia. No, li devi ammazzare adesso, ci stai mettendo un'ora per farsi quattro. Niente, mi fai morire. Devi lasciarmi giocare. Se no giochi tu, vedi? Mi devi lasciar giocare. Mi devi lasciar giocare. Non posso fare più niente. Para. Che cosa hai spinto? Non lo so. Eh? Che cosa hai spinto? Cioè, guarda dove cazzo siamo. Ma però dici che ho ricaricato dall'ultimo salvataggio o nel checkpoint? No, no. Dobbiamo rifare tutto. Però c'è da raccogliere un sacco di roba. Appunto. Ma quale parry a questo gioco non serve neanche... Non lo salva neanche la Madonna. Ha rotto il gioco. No, comunque, ragazzi... Madonna, fa schifo però, questo pad. Però no, fa proprio schifo. Però no, chiariamo una cosa. Sì, che fa schifo il pad. Chiariamo una cosa. Cioè, veramente... Chiariamo una cosa. Quando... Dove avevi raccolto la roba? Non te lo ricordi? Quando gioco io... Gioco io. E perché chi dovrebbe giocare quando gioco io? No, non puoi dirmi di mettere la pistola o fare quelle robe lì. Dai, rapido, rapido. Vai direttamente a raccogliere il prigione. Non posso raccogliere. Metti il caltello. Ma che col caltello? Io gli sparo. No, il caltello per le... E non mi ricordo casse. Qual era quello che avevi aperto. Ma fai tutto il giro, veloce, rapido. Zio, questo di nuovo, un altro mi rifaceva ricadere. Dov'è che stavano? Volete un consiglio? Dovete aumentare i tempi, non siete neanche al 5% del gioco. Cosa vuol dire aumentare i tempi? Dobbiamo forse andare più veloce. Però gente che parla strano proprio, parla strano. E uno sprecato. Due sprecati, tre sprecati. Quattro sprecati. Cinque sprecati, senza parlare dei colpi al corpo, che evidentemente li ammazzano uguale. Povero Pierpone, non tira un colpo dritto, visto? Non segui proprio la chat, non la commenti, non la leggi. Stessi colpi di Alessio Rimasti. Sì, certo. Stessi colpi di Alessio Rimasti. Chiaramente sono proprio 57 Alessio prima, controlla quanto 73. Sei. 73. Vieni a succhiare, va. Ma però che ti ecciti anche, a me quello fa ridere. No, però io dove sta? Non avevo la strategia. Io comunque mi sono trovato devi in un momento complesso. Devi stare zitto perché io li sento, ma non capisco dove stanno. Perché non la prendi la cassa? Sono dopo la cassa loro. Prendi la cassa prima. Le casse prima. Porco cazzo, perché dici ste stronzate di piazza in corpo? Niente che spreco. Dai, entrali dentro. Non mica arrivano da lì.
Dove vai? La senti la musica? Sì, vai là, l'hai inciso. Stai lasciando tutte le casse indietro. Rilassati, respira. Vedi, Pier sapeva già da dove erano, ma infatti, cioè, io mi sono trovato in una situazione concitata. Lui aveva la strategia, ma è chiaro, quando fai il loop e giochi la seconda, terza volta, cioè, se non migliori vuol dire che sei un anacoreta. Un'anima poeta? Che è un'anima poeta? Ma non ho detto anima poeta. Che ho detto una parola che non c'entrava nulla, ma non ho detto anima poeta. Giustamente dicono, quando gioca Pierpaolo può sparare e curarsi, quando gioca Pianella è costretto a usare il coltello e a non potersi curare. Non mi fai curare, sennò io sarei sopravvissuto. Sbagliato. Corpo, corpo. Forse il secondo quasi testa. Corpo, corpo, testa. Fuori, fuori. Dove erano gli ultimi che ti avevano ammazzato? Anacoreta, ragazzi. Anacoreta. Eremita dedito alla contemplazione, bravissimo. Porco cazzo, guarda quanti cazzo sono. Sì, comunque così non è divertente sto gioco. Cioè, tu non crei la sfida. Allora veramente metti a micidiale. Ma te stai micidiale. Zitto che non riesco a sentirli. Metti micidiale. Mancato. Ma sta musica deve essere tutta così? Guarda quanti sono, due. Non avete ancora finito il tutorial, comunque. Questo tuo cazzo viene! Spara la spada! Mancato, mancato. Sprecato il colpo. Ha cagato per terra. Sprecato il colpo. Attenzione alla nota di Zimmer. Scusa Pierpaolo, l'hai provato Amnesia Dark Descent? No. No? Perché dicono che è più facile e rilassante. Sì, immagino. Che spreco di colpi, dicono tutti. 57 a 40, ha risparmiato più colpi Alessio. Ne ha fatti fuori qualcuno in più, Pierpaolo, però. Cioè, comunque avrei masterizzato la situazione senza nessun tipo di problema. Ale, tu cosa ne pensi di questo gioco? Perché non ti piace? Non mi piace perché è un corridoione gigante in cui devi prendere delle cose che devi infilare in altre cose. Non c'è nessuna sfida intellettuale, è puro muovere a caso il pulsante, mirare, sparare male. Gameplay non è divertente. Oh! No, cazzo, Alessio! Cosa, cazzo? C'è la tipa stronza! Ma hai sparato alle falene? Eh? Sono io. C'è la troppola! Sono io. Sono io, sta parlando di me. Madonna! Madonna santa! Madonna! Sembra un po' il Joker, lei è bianca e rossa proprio. Sangue e merda, che ha detto? Non lo so. Ma ti stai zitto, dai, che dai fastidio. Dai, cazzo, ma sta sempre qua, che bisogna fa? Non lo so, è tutto scriptato sto gioco. Voi mi chiedete perché non è bello. Hai sprecato un sacco di munizioni. Hai sprecato un sacco di munizioni. Sapevi perfettamente che non la potevi uccidere. Ah, vedi che culo, abbiamo colpito la finestra per culo e lei sta morendo? Tu, stupido omuncolo. Omuncola. Ma quindi è rimasta. Ma no, che cosa fa? No, voglio che. Sembrava rimasta paralizzata. La devi uccidere. La devi tenere verso il sole. Il sale. Spara all'altra finestra. E corre tanto lei, non lo vedi che corre tantissimo? Spara anche all'altra finestra. Comunque muori così, eh. Visto? Visto? Bravo, che te l'avevo detto. Essere tanto scontato. Ma non ho capito, lei soffre il freddo? Che cos'è che soffre? E non, guarda che questo stronzo non corre in nessun modo, eh. Ma soffre il freddo lei? Non può essere. Schivala. Guarda come che la schivo. Con cosa la schivo? Pari. Non si può parare col fucile. E allora metti il coltello. Almeno ve la giocata ad armi pari.
Minchia che schivata che ha fatto. Guarda un po'. Guarda un po'. Mamma mia, l'ho distrutta. Le ho proprio rotto il culo. Hai visto che roba? Cioè, incredibile. Non dicevano il pompa Pierpa, non sprecate la pistola, usate il fucile. Incredibile, fucile, l'ho disintegrata. Usate il fucile, hai usato tutta la pistola. Incredibile. Adesso devi andare dal Duca. Tu ti rendi conto? Devi andare. Fai una riflessione. Devi andare da Cicci il Duca a comprare le munizioni. Adesso fai una riflessione. Con i miei soldi, però. Con i miei soldi. Incredibile. Con i miei soldi che io ho raccolto prima. Con i miei soldi. Madonna santa, è incredibile. Ma posso usare il pompa? C'è un momento in cui... Con i miei soldi. C'è un momento che con i miei soldi. Dai, mi dai un po' il controllo che velocizzo un po'. No, un attimo, sto prima esplorando per raccogliere. Che qua avevo andato di corsa per evitare lei, ma avevo già raccolto tutto, in verità. C'è il diamantino, hai visto mica? Alessio Leggi adesso torna dal ciccio di carne. Comunque imbarazzante, violenza sulle donne. Sono perfettamente d'accordo. Povera ragazza, soprattutto non aveva fatto niente. Sembrava anche abbastanza invitante. Consenziente. Esatto. Sì. Fucile a pompa, dovete usarlo in caso d'emergenza e contro il boss che è utile. A suo modo era anche carina, infatti. Secondo voi perché i vampiri hanno sempre un atteggiamento sensuale? Non hanno è un vero, atteggiamento però. Sensuale, però come è vero. Mai nell'iconografia letteraria, sì, sì. Cioè hanno questa componente, cioè fa parte del fatto, cioè me. Del repulsione attrazione del sesso tipico, cioè perché secondo te? No, perché ci sono tantissimi altri mostri, tipo il Frankenstein e l'uomo. Guarda che lupo, ho trovato. Dove questa variabile non e c'è. E anche questo te l'ho risolto. Ah. Era nel sangue delle vergini. Ma perché ti dà fastidio? Perché non ha veramente senso quella cosa lì. Mi rispondi? Cioè, comunque, gli effetti sonori dovrebbero sono essere degli, utilizzati, esatto. Degli indicatori. Non nel momento più tranquillo del mondo. Perché ti può far saltare anche quando raccogli una roba. Mi hai sentito che ti ho detto? Sì, ti ho anche risposto. Ti ho detto non è emerso naturalmente in altre figure. E perché? Tra però ho chiesto come mai si è avuto col vampiro? Non lo so, penso che sia una questione puramente prettamente narrativa. Comunque c'è. No, secondo me anche la componente nasce, del no, sul secondo collo. Me, secondo che me è esatto, sensuale. Nasce da Dracula che andava. Guarda un po' che ho preso. Dalle vergini. Guarda cosa ho preso. La notte da pipistrello. Perché non erano vergini? Ah, soprattutto sangue di vergine è sempre più accettabile. No, sono stronzato. A morderle sul collo c'è proprio una componente sessuale a monte. Incredibile. Che cosa hai preso? Un freno di bocca. Che cos'è un freno di bocca? Guarda un po'. Che cos'è? Ho pure sbloccato l'obiettivo armaiolo. Armaiolo. Ti rendi conto? Sembra una bestemmia. Mamma, aspetta, mo te lo lascio. Stai calmo. Ti lascio gli ultimi 10 minuti tanto. E non ho giocato niente. Incredibile. Io. Pure il grimaldello. Non ho giocato nulla. L'unica cosa che ho fatto l'hai rifatta. Comunque anche le sirene attiravano i marinai con il loro canto seducendo, assolutamente ci sta. Però un po' diverso. Non c'era la componente fisica, c'era veramente ho solo trovato il canto un angelo e la componente di legno, estetica. Ale. Vendilo, vendilo subito. Dici che posso vendere un angelo? Sì, alla grande. Cioè tu venderesti un angelo? Ti faresti mordere sul collo se... Sì, probabilmente sarebbe un buon modo di morire. No, una no, bella no, no, vampira, no, no, un no, no, morso no. Sul collo, sì. Scopata vampira, ok, no, sto parlando proprio del livello di diventare un vampiro, vita eterna, con tutte le no. Rotture di cazzo che comporta no, essere no. Un vampiro. No. Perché tu sì? Diventeresti eterno da vampiro? Ti piacerebbe avere l'eterna vita come vampiro? Così come viene descritto, no. Cioè, poi non c'è più piaceri, no, no. Così, ma qualche piacere ce l'hai mentre no, succhi il sangue delle vergini? Cioè, fa anche un po' schifo. No? Ma non ti farà schifo? È come adesso quando te mangi la bistecca. Sì, cioè, ma non è cioè il tuo alimento. Vedi che sei razzista. No, non è una cosa vedi che cioè, non accetti che ci siano usanze no, diverse no. Dalle tue di bianco. Guarda un po', occidentale. Hai visto? Sono stato fermo a guardarmi intorno. E anche questo l'ho risolto. Comunque, guarda, cioè, ti ci sei mai fermata a riflettere? Comunque volevo, se ci stai ascoltando, Giordana, sappi che dopo ci sentiamo per quella cosa che mi hai mandato un messaggio. Che mi sono questo. Dimenticato di risponderti prima della live. Ho sbloccato anche questo. Così c'è anche Pierpaolo, magari dice la sua inutile. Quindi comunque non mi hai risposto, eh?
Non ho risposto a che cosa? Quello che ti ho appena detto. Che cosa mi hai appena detto? La sessualità deriva dal fatto che l'attrazione del sangue si lega anche alle malattie venere, e quindi da Venere, dea della bellezza e sensualità. Mi sembra un bel accostamento letterale, ma mi sembra una stronzata. Io mi ricordo più. Beh, Alessio lo è già, il sole non lo vede mai, sempre chiuso nella sua reggia schifanoia. No, mi piace il sole. Anzi, dov'era il Duca? Io mi trasferirò in un'isola il prima possibile. Sinistra. Destra. Grazie per tutta la compagnia che ci fate. Chiaramente Barbabriciola lì, come cazzo ti chiami, sei a un passo dal suicidio. Se hai bisogno della nostra compagnia per stare meglio, un attimo che la sedia si ribalta e la corda si tende. Anche Alessio attira i bambini nella sua piscina grazie al suo fascino. Pierpaolo è vampirofobo. Alessio, ti straconsiglio Midnight Mass. Ho potuto ampliare i miei servizi. Mi piace invece il doppiaggio di lui. Devi salire. Ti dicono di salvare anche. L'angelo di legno lo posso vendere. Vendi tutto. Vendi e la tutto. Collana di Ingrid. Sì, vendi tutto. Vendi l'angelo tutto. Quelli, di legno. Quelli che costano migliaia. Lo vendo tutto. Angelo e collana. Da 900 per cortesia, su. Mi potete rispondere? La collana no. L'angelo di legno? Vendi tutto. Perché la collana no? No, no cazzo, no, bottiglia no. Tutto, ma in sto gioco godono tutti. No, la collana no. Perché la collana no? Boh, non la vendere per un po'. Tanto siamo sempre in tempo a vendere. La statua? L'angelo sì. Se c'è la descrizione tesoro, pure per me infatti sono vendibili. Perché dicono gli oggetti combinabili? Come faccio a capire che è un oggetto combinabile, ragazzi? Cos'è combinabile? Che significa oggetto combinabile? Puoi vendere tutto tranne quello combinabile. Cos'è quello combinabile? Nell'inventario. Non c'ho niente di combinabile, ragazzi. Controlla la collana di Ingrid. Ma non capisco qual è l'oggetto combinabile. Controllala con la collana di Ingrid. Non ce l'ho qua in mezzo la collana di Ingrid. Di valore vendete. Infatti è di valore vendete. Quello che ti ho detto io mi sembrava quello che ho detto ovvio. Anch'io, però. No, non l'hai detto tu. Sì, anch'io l'ho detto. Guarda, vendere, la collana è scritto di valore, l'ho detto anch'io, vai, ragazzi. Vai, vendi tutto. Vedi, combinabile con altro si può nell'inventario collana c'è scritto di valore, ragazzi. Ma è combinabile? Quindi è una stronzata, ma è combinabile? C'è scritto sotto ad ogni oggetto. No, non c'è scritto combinabile, ragazzi. Non c'è scritto da nessuna parte combinabile. Quindi che cazzo, ragazzi, mi state dicendo una minchiata, ragazzi? È scritto sotto dentro il negozio, però. È scritto sotto dentro il negozio? Ma che significa? Dentro il negozio, dentro il ciccio. Vabbè, non ciccio lo vendo, di carne. Non lo vendo perché avete rotto il cazzo. No, vendilo. È là sotto, vedi? Angelo di legno, tesoro. Non c'è scritto combinabile. Collana fatta con ossa di animali. Non c'è scritto combinabile. Medicinale che guarisce per no, non c'è scritto. Ma non lo vendo, non però non c'è scritto non combinabile. Non c'è scritto combinabile da quindi, nessuna ragazzi, parte, avete detto ragazzi. Chiaramente una stronzata. Però. Vendete anche la collana, si stanno confondendo con un altro oggetto. Vabbè. Comunque la collana di Ingrid puoi ispezionarla, mi sa ci trovi una gemma. Quindi l'hai già venduta? Sì. No, non l'ho venduta. Allora prova a scombinarla. Per ci trovi scombinarla? Sì, a scombinarla, perché a combinarla è scombinarla. Scombina ma che figata, c'ho i progetti anche. Quindi è proprio un RPG, Alessio. Hai capito? Paolo? Sì? Vorrei giocare 5 minuti prima. Ti faccio giocare con piacere, prima compro un progetto. Oh, non mi stupisce che ti interessi questo articolo. Certo mi interessa, posso progettare. E poi anche un potenziamento, mettiamo. Questa la facciamo diventare... Livello 2. La collana protegge come la moneta nel 7, ma non quella chiaramente, quella chiaramente, potenzia. Potenzia, dicono che potenzi. Devi comprare la valigia, Pierpaolo. La valigia non mi serve adesso. La collana vi serve per fare la true ending. Ci arriveremo mai. La true ending, cioè quella vera, perché c'è quella finta. Cioè, quella che quella ti tirano finta, poi devi rigiocare tutto non vendendo la collana. Fare in un lampo. Hai scombinato la collana? Una splendida avventura. Non c'è nessuna pietra. Gira tutto bene. Vendi tutto. Mi hanno rotto il cazzo tutti quelli lì che rompono le scatole. Fanno perdere tempo. Via, vendi tutto. Svendi tutto. Svendi. Chiaramente mi prendono sempre per il culo, come puoi vedere. Ma basta. E ti dicono di potenziare il pistola. Ho potenziato tutto il potenziabile. No, hai comprato, ragazzi, i progetti, ma hai potenziato ho il pistola. Ho potenziato ogni cosa. Vai. Aspetta, fammi fare un attimo di inventario. Poi ti faccio cosa vuol dire tutto. Fare inventario? Faccio un fluido. Cosa vuol dire fare un fluido? Ok, come al solito ho fatto anche questo. Devi potenziare anche il mezzafrusto, Pierpaolo. Cos'è il mezzo frusto? Mezza frusto.
Ma che è il mezzafrusto, Ale? Che non è una lingua il mezzafrusto. Comunque Miscrella dice giustamente di non vendere la collana che serve per rilanciare razzi. Non l'ho venduta la collana. Perché, perché non la vendi? Vendila. Come faccio a usarla? Conferma. Usa. Perfetto. E poi questo volevo utilizzare, perché questo è chiaramente... Hai un fluido. C'è un foro in cui... Comunque la collana protegge come la moneta del 7, continua a dire, leggi la descrizione della collana. C'è scritto protegge da, dal malessere, allora dal malocchio, guarda c'è scritto. Allora tienila, cosa vuoi che ti dica? Protegge dal male. Dal male in generale. Allora tieni, vai, devi andare nella potenzia cucina. Potenzia la collana. Non si... Vai, devi andare alla cucina, non si può potenziare la collana, Alessio. No, vai, vai, dove vai, dove stai andando? Ma hai detto tu che volevi giocare. Sì, ma se non succede niente... Vai, la cucina, metti, metti la musica. No, non questa, lei, l'inventario. Devi andare. La musica, l'inventario. Cosa e poi hai spinto a caso e vabbè. Muovi un attimo. Posso mettere un... Vai, devi andare al piano di sopra, spingi su, col digitale, digitale su, croce, croce. Devi andare alla stanza del vino. Quindi sali le scale, vai... Che cos'è quel coso lì in basso a sinistra? Porta bottiglia da... No, 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 sotto, guarda in basso a sinistra, c'è un... Ah, quella non la possiamo. Vai nella stanza del vino, quindi sali su e vai nella stanza del vino. Come si corre? Più su? No. No, 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 metti Y. No, non Y, select, select per la mappa, per la mappa, select per la mappa. Select. No, più su devi andare, Alessio, stai allo stesso livello di prima, sei andato. Non sei salito, Alessio. Ma te l'ho detto. Che ma cosa te hai l'ho fatto? Detto più su, ho detto più ma su. Ma non sei salito? Ho detto più su, c'erano tre gradini proprio di compagnia. Vai, la stanza del vino, davanti, davanti, davanti. Davanti, la stanza del vino. Eccola, metti la bottiglia. Bottiglia. Vai. E come al solito anche qui. Sì, Alessio deve vedere dove si trova Select, ragazzi. Sì, ma scusate, ma invece parliamo del fatto che questi giochi, cioè questo gioco è tutto così, prendi una cosa, mettila lì. Beh, si chiamano giochi, eh? No, non sono giochi, sono rotture di cazzo. Guarda il sotto. Guarda il sotto. No, no, girati, girati. Alza lo sguardo. Incredibile, anche questo. La chiave del cortile. Hai sentito proprio che musica? L'hai presa? Però c'era dramma, lì c'era almeno c'era uno scrigno. Niente, devi andare al cortile. Hai visto dov'è la stanza del cortile? No, dimmelo tu. Select? No, hai detto che Select? Lo sai? No, non me lo ricordo. Select? Piano sotto? Hai visto? Eccola lì. Nuovo. La vedi a destra, sala da pranzo. Là, sala da pranzo. Sala da pranzo. Dove c'è un'indicazione. Che vuol dire dove vai? Scendi le scale e vai nella sala da pranzo. Tu sei sopra, sei. Scendi le scale di nuovo. No, 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 sotto le scale, dove cazzo vai? Scendi le scale, ma che fai? Ma sei veramente deficiente, Ale? Select adesso perché la sala pranzo è dove si ha. Vuoi vedere il castello? Attento, Alessio, c'è lei! Devi vedere dove andare, Alessio. C'ho, tanto c'ho, la, c'ho il coltello. Posso no, devi schivarla, pompa? Schivala, vai adesso al castello. Posso mettere il pompa? Niente, no, vai al castello, lei non va ammazz- non la puoi ammazzare senza la luce del sole. Al castello. Veloce, lì. Dove lì? Qua fuori la porta! La porta del questa? Cazzo! Sì, lei è morta. Lei è morta. Vai. Ecco, fermati adesso. Qua lei non può, non può uscire, quindi... Perché non può uscire? Perché c'è il sole. Ma prima era il freddo che l'ha uccisa. Ma che freddo? Si è congelata. Era il sole. Ma no, perché passava da, tranquillamente davanti alla finestra. No, no, era il sole. Sì, ma era indebolita, infatti le potevi sparare. Alle morde al frad. Guarda di là che c'è anche a sto punto. Cosa c'è qua a sinistra? Scarti di metallo. Ma gli scarti di metallo che cosa servono? Le munizioni. Costruire le munizioni? Sì. Dimmi dove vuoi che vada. Io scenderei la scala. Cos'è questo coso qua che vola? Delle foglie. Foglia. Scenderei la scala. Perché è finita, Alessio. Non mi hai fatto giocare per niente oggi. Destra cioè, che c'hai? Che c'hai dietro di te? Qua, fatto dei chilometri, no. Per niente. Vai di là. Una porta lì. Quella ti serve una chiave inglese. Vado a salvare. Era Lufreddu, dicono. Mettici la foto di famiglia che magari aiuta. Il problema è che non stai facendo niente, Alessio. Sto ispezionando. Cioè, non ho idea. Devi guardare, con tutti di guardare ogni tanto in alto perché ci sono gli obiettivetti, i gioielli e queste robe. Guarda, non riesci neanche a prendere il tasto giù. No, magari non in alto su posti inutili. Tipo qua, fermati, alza lo sguardo. Non così tanto, Ale. Non così tanto. Guarda sopra. Secondo me là c'è sopra il ballatoio. Sotto al ballatoio. Fermati. Alza lo sguardo. Se devi stare fermo, perché attenti non riusciremo mai a vederlo. Non c'è niente qua.
Non c'è niente. Io metterei select per vedere dove devi andare. Dritto, che cosa c'è dritto? Dritto c'è la porta. Cioè, no, non c'è la porta, è chiuso, devo andare no, a destra. No, non è chiuso, c'è qualche cosa di esplorabile, vai dritto. Ti sembra una cosa chiusa? Abbastanza chiusa. Dai, ma dietro. Proprio di quelle chiuse chiuse che non si apriranno per tutto il gioco. Devi guardare sempre un po' intorno, perché magari hai dei gioielli però. Tu non ne stai esplorando, ragazzi. Lei che non ti sente mai. Lei non ti sente mai. Cioè non ti sente in cucina. Non ti sente mai. Fai un milione di rumori, ma lei non ti sente mai. Quasi apre il cassetto, eh. Che cos'era? Il fluido. Guarda anche di qua. Questo sì, l'orologio anche secondo me si prende. No, l'orologio. No, Alessio. Quello no. È un orologio. Questo è un pendolo. L'orologio. È sempre un orologio. Sì, ma è l'orologio, io parlo. Ah, non si prende, pensavo si prendesse. No, guarda se c'è un cassetto. Non c'è il cassetto. Non qua, di là. Quale, di questo, là? No, questo. L'ho già fatto questo okay, qua. Ok, allora sali le scale. Pieni, preferisce pianeta, ieri sono entrato per la prima volta in vita mia in un Lidl e penso proprio che quella sia stata non solo la prima, ma anche l'ultima. Incredibile, eh? Ma dimostra solo la sua stupidità e il suo snobismo. Esatto. C'è una razza. Allora, bastava guardare la mappa e vedere se è rosso o blu. Esatto, è la stessa cosa che ho detto ad Alessio. Però non capisce. Tre volte gli dico: metti la mappa, perché con la mappa ti dice se hai esplorato tutto l'esplorabile, Alessio. Avevi esplorato tutto l'esplorabile, va bene. Ti stai perdendo tutta la roba raccoglibile, incredibile. Tutta, al 100% la stai perdendo. Non hai visto all'ingresso se c'era una roba. Abbassa lo sguardo. Abbassa lo sguardo. Guarda dietro se c'è il raccoglibile, perché non so se hai esplorato tutto. C'è niente, ok, no, vai avanti. Tienilo alto. Capisco essendo basso sei abituato a tenere l'occhio in un certo modo. Cammina piano, senza girare tutto. Che cosa hai fatto a mia figlia? Guarda là, sta di là. Ma guarda là, dietro di te, non lo senti? C'è una porta? Non c'è una porta. Come no, si sentiva una maniglia che si apriva. Eccola, perché è chiusa, era proprio chiaramente una porta. Sentiva dietro al tuo culo. Sembravi un tacchino. Questa è un'altra porta di quelle che non si aprono. Sei contento? Hai trovato tutta la mappa. Quindi metti select. C'hai tutta la mappa, lo vedi adesso? E poi cosa mi cambia? Come che cosa ti cambia? Adesso sei tutto. C'è la sala del piacere anche, c'era. Come la puoi fare tutto senza la mappa? Hai visto? C'era la sala del piacere. Non serve niente. Tanto è un corridoio unico. Sì, ma c'è la sala del piacere c'è adesso. C'è la sala del piacere. Si sa mai. Sempre il fatto del vento? Del freddo. Ma perché entri? Perché stai entrando? Perché devo andare a salvare. Io veramente. Perché stai entrando? Nessuno lo capisce. Devo andare a salvare. Posso fare il bagno di sangue? No, ma che stai facendo? Il bagno di sangue lo posso no, fare? No, ma non fare il bagno nelle mistruazioni lì. Posso fare il bagno no, di sangue? No, aspetta, guardati bene. Non c'è niente. Vabbè, fai gioca come ti piace a te gioca. Alessio, chiaramente non potrai mai sapere questo enigma come si fa, no? No, però adesso tentiamo di capire come si capisce. No, non è da qua che si capirà, ci avranno delle istruzioni. Guarda, leggi sopra che c'è scritto sopra il coso. Sopra il qui. Leggi. Le donne conversano deliziate dal signore a cavallo, son corteggiate da lui, disperati vogliono farsi notare così che il vino possa sgorgare. Allora, le donne conversano deliziate. Quindi devi far vedere. Devo indicare le donne tra di loro. No, le donne si devono guardare, non indicare. E il signore a cavallo guarda le donne. Guarda le donne, sono solo in tre? Sì, poi i disperati si vogliono far notare, quindi chiaramente c'è anche il disperato sono che cerca. Sono così qua i disperati che si vogliono farsi notare. Che cosa vogliono fare loro? Si vogliono far notare. Così che il vino possa sgorgare, quindi chi guardano? Tutti e tre. Allora, le donne falle guardare. Fai guardare le sì. donne. E poi dopo non però, stanno guardando le donne. Sì, però... La donna guarda l'altra donna. Perfetto. Guarda l'altra donna. Però metterei che i giullari lì guardano il cavaliere. No, da loro, quindi dalle... Si vogliono far notare dalle donne o dal cavaliere? Dalle donne, chiaramente. Sei okay? sicuro? Sì. Sposta il cavaliere che guarda loro. Non così tanto, si sta guardando è così una sola. O così? No, al centro, no? È così o mettilo, così? Mettilo a metà che guarda è entrambe. Così o così?
Non puoi mettere che guarda entrambe? Non puoi mettere che guarda entrambe. Fai come vuoi allora. Poi questo qua o guarda tutto loro, a destra o guarda loro. No, verso destra devi guardare tutti. Al centro. Vabbè, è risolto comunque. Comunque. A caso, chiaramente, però. Bello il rumore dell'acqua che scoppia. Comunque avevo perfettamente ragione, come al solito. Perché stai entrando qua? Senza vado, vado a salvare. Non stai esplorando nient'altro. Non hai esplorato nient'altro. Non devo esplorare, è una strada. Cosa dicono loro? Che non sei capace. Dovevi salvare, dovevi mettere un sacco di roba. La collana andava messa al cavallo, tra l'altro hanno detto. La collana andava messa sì. al cavallo. Non entrare qui, perché è chiaro che non puoi entrare. Muori, muori, muori. Ma che cazzo? Vedi? Puoi tornare indietro e mi fai vedere che cosa c'è? Dove indietro? Tutto, non stai perdendo tutto l'esplorabile. Non lì, non lì, non lì, non lì. Un buco lì. No, quel buco lì serve fosci tratti. E niente. Dimmi, dimmi. Gira a destra. Guarda qui. Prendi la capra. Sì. Rompila, rompila. Bene. Okay. Abbassati. Non si abbassa. Abbassati, Alessio. Destro. Analogico destro, Alessio. Alzati. Alzati. Cosa serve B allora in questo gioco? Come che cosa serve, Ale? Ancora non l'hai capito? No, B no. Faccio, lo spingo, infatti non succede. Fai mente locale, non dai. Non succede niente. Dai. Non serve a niente, B. Alza un po'. Non così tanto, c'è una via di mezzo. Ok. Posso andare? Vai avanti, dritto, sì. Qua non c'era un cazzo. Mo adesso muori, chissà dove ci farà ripartire. Qui è rosso. Vado nel rosso? Sì. Sono le castagne qua stanno a fa. Sono le castagne, Ale. Che rumore era? No, no, ma sei arrivato te qua. Prima possiamo finire la puntata, sono le 16. Non stai raccogliendo niente. Non so, sto, dimmi dove guardare. Hai il 100% di roba da non raccogliere. 100%. Sì, sì, il 100% di roba non raccolta. Oh. Che stai facendo? Io avevo visto il riflesso. Vado? Hai lasciato una marea di loot. Sì, tutti hanno detto. Guarda adesso. Chi è questo poi? Niente. Niente, non riesco neanche a parare. Neanche a parare, incredibile. Incredibile. Non para comunque, hai visto che la parata non para. Continua a colpire. Ehi, sta ancora, guarda che sta ancora ansimando, Ma ho abbattato il loot. Ah, sì, hai ragione. Sì, lo so, non salviamo, non vi preoccupate. Cosa vuol dire? Perché è inutile non salvare, recuperate il loot, hai lasciato ma tutto che loot? Sopra. Niente, non ce la fai proprio a parare, Almeno puoi cercare di colpire in testa. Ok, prendi, guarda, c'è un sacco di roba da raccogliere. C'è un sacco di roba da raccogliere. No, quello, no, quello non è inutile, è inutile. Sei sicuro che sì, sia ti serve solo se stai scappando per bloccare l'accesso? Non c'è niente da raccogliere. No, ma vai. Sto tornando indietro. Sì, qui, guarda un po' intorno. Dov'è? Ce l'hai dietro? Sta dietro al barile. Il barile qua a sinistra! Eccolo! Niente. Proprio non sai parare. Sei proprio deficiente. Sei netto e incapace di anche spingere i pulsanti, Alessio. Che schifo, veramente. Niente, non ce la fai proprio. Guarda, questo lo potevi evitare. Colpire da dietro, non farti mai prendere, veramente. Ma scusami, guarda che non mi sta facendo niente. Sì. Non mi sta facendo niente. Ti ha riempito niente. Di colpi, Ale. Ma che? Cioè, sto finendo il gioco senza la pistola. Vabbè, vabbè, bello, divertente così. Qui era dove, dove c'era il coso che si chiudeva, no? Fermati, sì. Devo salvare. Sta per terra, l'hai visto? No, si è dietro, dietro di te! Che sei un coglione, ma non lo vedi che si non alza, cretino? Non l'ho visto. Ma che stai scolpendo? Non stai prendendo niente! Niente, oh. Abbassa lo sguardo! Un coglione veramente atomico. Un coglione. Sì, sì, veramente. Comunque sto finendo il gioco col coltello. Sì, sì. Certo, coltello andando a prendere colpi però. Alessio riesce a mancare anche con il coltello. Niente, niente. Cosa devo fare? È incredibile. Non c'è niente qua. Metti il select.
tutto rosso. Vai avanti, però andiamo ma avanti. Ma no, ma perché? Ma posso, no, vai è tutto rosso perché a c'è posto, qua. Posto, vai c'è, avanti. Guarda. Vai eh. avanti. Fatto. Tutto rosso. Vai avanti. Continua a non aver raccolto niente. È incredibile. Non hai raccolto niente. Tutto da raccogliere. C'è una porta. Ci è sono location porta. Speciali. È la porta. Perché corri, coglione? Cammina e guardati attorno. Dov'è la porta? Dietro, è una porta magic. Questo è un muro speciale. No, ma non è qui. Sì. No, è più indietro a sinistra. Qui. C'è il pulsante. Guarda, c'è il masso speciale. Eccolo qua al centro. No. Spingilo qua. No. Guarda su. Prova a guardare sopra. Vai indietro e guarda su. Chiaramente è buggato il gioco. Cosa dicono? Devi rotolare. Chiaramente qua è qualcosa che non hai aperto. Non sei stato in grado di aprire. Guarda di bene attorno se ci sono altre cose da lootare. Non c'è niente. Secondo me avevi lasciato un sacco di roba all'inizio. Non c'è niente da voi che torno indietro. Eccolo qua. Cosa? No, cioè, questa è dietro anche le castagne. Sì, queste sono le castagne. Guarda a destra, prova ad andare un attimo di là. Ma che ansia hai di qua? Raccogliere perché la non puoi lasciare la roba in un survival horror. È la base dei survival horror, raccogliere tutto. Quanto scommetti che l'hanno disegnato in modo che se non vai. Raccogli niente puoi finire comunque il gioco? No, è impossibile. Non sarebbe un survival horror. Ma non è sarebbe vero. Un platform. Ma è una cagata. Lo fanno apposta per far giocare la gente come te. Dove vado? Dove sto? Non forse so qua neanche... avanti. Perché qua non c'è. Vedi? Guarda che era tutto da raccogliere lì per terra. È incredibile. Hai lasciato tonnellata di roba. E l'hai lasciato no? Non servivano l'hai niente. L'hai lasciato no? Ma non mi cambiava l'hai niente. L'hai lasciato no? Cioè veramente che spreco di incredibile, tempo. Incredibile. Proprio spreco. Cioè veramente l'incapacità. Guarda poi non sai più prendere. Non sai neanche più camminare. Poi diventi cretino proprio totale. Vai a salvare, te lo stanno dicendo tutti. Vai, là da, vai dalla distilleria. Non lì, alla distilleria. No. Dietro di te, alla distilleria. Ok. Attraversa questo valico. Valico. Come lo chiami? Valico. Attento, ci saranno i nemici di nuovo qui adesso che passerai. Quindi. Sì, però non mi spoilerare tutto. Non ti sto spoilerando niente. Cosa faccio? Lo posso uccidere prima che salga? Ma chi? Dove sta? Lui è lì. Ma che dici che è lì? Guarda! Ma no, gocciola da sopra, lei. Mazza che bravo che sei, io. Che fai, lo guardi indietreggi e basta? Uso, ah no, ti vuoi far colpire? Cioè, incredibile, non hai parato! Cioè, ci ha messo 95 minuti a usare la spada e tu non hai parato! Ma che guardi inquadratura, cretino! L'ho presa! Cioè, perché guardi l'inquadratura intorno, coglione? Ma sono ancora vivo? Niente. Vado via. Niente, non è niente, un veramente come vedere una persona stupida. Se il problema è che se muoio, c'è molto da fare. Una persona stupida. Molto da rifare. Madonna, Alessio, fai schifo, Alessio è inguardabile. Basta, girati, basta. Dove ritornare? All'inizio del livello? Vogliamo ritornare fuori, alla chiesa? Posso curarmi? No, adesso devi prendere... Basta. Tanto viene da là. Girati. No, così ti tiro una spadata appena ti vede. No. C'ero dietro? Come ha fatto a venirti dietro? Non so. Come ha fatto a venirti dietro? Non so. Niente, sei di una lentezza veramente deficiente la tua. Perfetto, lentezza. Vinto. Una lentezza deficiente. Vinto. Vai alla distilleria, vinto. Va. Vinto. No, dove stai andando? Sto tentando di capire dove devo andare. Dove stai andando? Stai sbagliando strada. Devi la andare... distilleria è là in basso a sinistra. Allora prosegui dove stai. Appunto, quindi stai sbagliando strada. Ma no. Scommettiamo, vai. Facciamo una scommessa e devi tornare indietro. Vedi, coglione. Di merda. Niente, non ce la fai proprio, Eppure è tutto dritto. Dici che ce n'è un altro? Sì, beh, mi auguro. Ma perché? Perché altrimenti sarebbe un po' troppo facile. Vado no? a salvare? Quella là è la macchina da scrivere, no? È una Quale? Scala. È una scala. Dov'è la macchina non da scrivere? Non lo so, non c'è, non è che la cago. Però chi ha detto vai a salvare? Niente, dietro di te, stanno tutti dietro di te. Tu guardi attorno. Rompi Dov'è? Le cazzo. Tutto è pieno. È pieno, sono niente, troppi. Niente. Niente. Sono troppi. Dai, dobbiamo finire, Alessio, dai. Sono le 4 e 8, basta, dai.
niente. Giordana, mi dispiace perché tanto non è capace. Cioè, tanto come vedere dopo che live c'era. Mamma mia, veramente. Come vedere proprio un deficiente che gioca. Vediamo a chi stiamo rubando il tempo. Vediamo. Cazzo, c'era Apex Legends. Ci fermiamo, Gio. Abbiamo finito, eh. Abbiamo finito, Gio. Guarda che a un certo punto ti rivengono da dietro come aveva fatto quella di prima, eh. Come fanno a venirmi da dietro? Ale, che stai aspettando? Stanno dietro di te. Dai, mettiti una pistola, Alessio, dai. Metti la pistola. Mo' ti arrivano da dietro e ti ammazzano. Ma proprio forte, tra l'altro, ti ammazzano. Niente. Fai il colpo normale! Niente, tu ti fai questo colpetto veramente... Pensa, l'avevi ammazzato? Se avessi giocato come le persone normali, l'avessi già ammazzato. Ce n'è uno dietro, comunque. Tu fai finta di giocare. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza è veramente giocare da bambini. Da bambini. Quanti Metti sono? La pistola. Quanti sono? Metti la pistola. La pistola? Vabbè, adesso muoio. Sì, vabbè. Sparato per terra, in aria, in cielo. Il cielo che fu. Sei ancora pieno, eh? Pieno di cosa? Di nemici. Dai, mi fai andare a salvare da qualche Non si può parte? Salvare, quindi raccogli raccoglibili perché dimmi qua non cosa devo raccogliere. Tutto il loot lasciato dai tizi. Stai sbagliando strada, stai uscendo da questa stanza mentre è pieno di loot lasciato dai tizi per terra. Vai, è pieno di loot lasciato dai tizi per terra. Ho già raccolto tutto quello che hanno lasciato per terra. Chiaramente non hai raccolto della roba, ci sono degli stivali. Non, dietro non, di te. Non toccabili. Dietro di te. Dietro di te. Select. Ancora è pieno, alzati. Non stai camminando, non si capisce. Fatichi pure a inquadrare degli oggetti. Guarda qua a destra. Cioè, è tutto disconnesso quando ti muovi. Ok, vai a destra. Vai, sì, guarda a sinistra. Devi anche abbassare. Ma che cazzo fai? Devi anche abbassare. Guarda qua a destra. Dietro di te. Cazzo, è René Ferretti. Guarda a sinistra. Ma qua non ci sono venuto io. No. No. Ce n'è ancora. Non li riesci a ammazzare. Questo è quello che ti prende, Alessio. È quello che ti prende. Oddio santo. No, no. Ho solo una pallottola, non ho ricaricato. Devo ricaricare. Ho preso mezza plasticca di plastica. Dio santo. Basta. Basta. Mi fierisco. Comunque è troppo facile. Ricarica. Troppo facile. Si vede. Infatti riesce a giocare. Fai select. Vai avanti. Vediamo se sarà qualcosa in questa stanza. Perché Trofata solo. Non c'è bisogno che cambi. Ma io non voglio la pistola. Non mi sento più agio con la pistola. Mi sento a casa con Guarda select. Perfetto. Che perdita di tempo che mi hai fatto sì, fare. Sì, sì, sì. Tutta quella ricerca sì, inutile. Sì. Adesso mi farà salvare? E mo secondo me ti riporta sopra quell'ascensore di prima che non si sapeva a che serviva. E c'era da salvare? Ah no, ancora no invece. No, non entrare, aspetta entrare. Guardati intorno. Rispondi al telefono. Questo è Neo, di sicuro. Entro? O attraverso? Guarda un po' qua che c'è. Attraverso. Incredibile. Non sei neanche capace a attraversare. Quindi cosa faccio? Entro là? No, vediamo chi risponde al telefono. Vediamo la cazzina. È nuda? No, cazzo, c'era il vestito. C'era il vestito. Ti sei appeso. Eccitato? Come fa a non vederci? Cioè, spiega adesso. Io voglio capire come perché fa. Perché è molto in alto. Cioè, come fa a non è molto vederci? In alto. Cioè, ragazzi, non so se avete visto Alessio con l'ipotesi che potesse essere nuda, eh. Non so se l'avete visto, eh. Perché non risponde al telefono? C'era il salvataggio di là. No, ascolta. Madre Miranda. Avete visto Alessio? È nuda? Quel mentecatto di Heisenberg. Ma cioè veramente. Sfuggire Ethan Winters. Sta parlando di te, ha detto quel mentecatto sbaglia. Guarda che sta appesa, guarda. Ma che cattivi sono? Guarda. Cuocere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato. Ma che cattivi sono che sembrano. Già stava col cazzo in mano, hanno chiesto tutti, vero?
Sì, ma si telefonano, madre Miranda. Ma dov'è il soprannaturale? Questi qua si telefonano. Ma chi dovrebbero fare? Con telepatia? Cos'è il soprannaturale per te? Spiegami sta cosa. Cioè, quindi per te ambientare una roba al tempo moderno è impossibile. Non può essere soprannaturale. Harry Potter non può essere soprannaturale. Ma perché? Che senso vai indietro, vai indietro. Cioè, questi volano con le falene, fanno tutte le cose più allucinate. Devi saltare, eh? Non posso più. Come si salta? Qua. Vai avanti, magari salta da solo. Quello lì è un loot. Vai avanti. È un loot che ti sei perso. Cioè, incredibile. Te l'avevo detto, entriamo. No, te l'ho detto io 7 volte. No, cretino. Ragazzi, chi aveva detto? Vai avanti, dai, che è tardi. Si sa perché sei entrato, c'è un vaso. Niente, non potete, l'hai perso, saltate il salvataggio. C'hai raccolto per terra? Sì. Ok, vai. Mi fai salvare. C'era il salvataggio là, veramente? Sì. Sì. Allora, però, sei proprio coglione. Cioè, sono io il coglione. Ovviamente, fra me e te, sono io il coglione. Incredibile. Sì, lo so, ragazzi, io non so che dirvi. Dicono tutti che non c'è più un salvataggio. Vai indietro. Dietro da... cosa? Che cosa vuol dire? Allora, guarda, c'è un giornale sul divano e una culla interagibile. Però questo non lo leggiamo. Ok, la culla interagibile, per favore. La culla interagibile, per favore. Rose, dove sei? Grandi momenti. Il comodino dietro di te. Il comodino dietro di te. Quello. Dietro di te. Ok, non si può fare niente, no. Sali. Dobbiamo fermarci, dai. Guarda, mi ha scritto pure Giordana. Niente, ho perso qua così sta cosa. Quindi che cosa devo fare io? Cioè, siamo bloccati dentro questa stanza. Tutto chiuso. Cosa faccio? No, scusa, rimetti select. Sì. Vai, guarda, c'è la porta a destra adesso. Quale porta? No, rientra. Posso fargli almeno un po' più veloce? No, invece vai più veloce. Vai, c'è questa porta, lei. L'ho spinta 3 ore. E allora c'è quest'altra. E questa qua c'ha la faccetta, interagisci con cosa interagisco? No, con niente. Allora, guarda di turno, perché non ti sei guardato, ci sarà sicuramente qualcosa da poter raccogliere, che tu, come al solito, stando abbassato, non hai visto. Secondo me sei sicuro che non si torni indietro là? Sì. Nel... hanno detto tutti. Proviamo. Ragazzi, io vorrei utilizzare il pad. Purtroppo tieni, basta, non gioco più. Guarda, mi ha fatto anche consumare questo! Deficiente. Tra l'altro, sai che hai sbagliato? Che si parava con un altro tasto, Alessio. Incredibile, eh? Palle. Oh merda. Eccoti qui. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Non ci fermiamo, ragazzi. Cazzo miserabile. Sì, Alessio se la fuma 3 sigarette, ragazzi. Ti introduci nella mia casa. Con quelle luride non ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà. Ma come osi? Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò. Tregua, è bello, tregua, è scritto con la chiusa. E ti farò a pezzi! Fa pure quello che ti pare. Sì, Gio, ho finito, Gio. Purtroppo qua non si può più salvare, quindi stiamo prendendo una quantità di tempo infinito. Alessio se n'è andato, ha fatto perdere tempo.
Sì, ma qua col cazzo che gioco da solo. Ragazzi, qua col cazzo che gioco da solo. Quindi basta, vi voglio bene a tutti quanti. Tra l'altro Alessio se n'è andato, quindi mi fermo qua. Vi voglio molto bene, ci rivediamo. No, martedì prossimo, settimana prossima non ci sarà il gameplay. Settimana prossima non ci sarà gameplay. Non ci sarà gameplay, ve lo dico prima. Settimana prossima non c'è né il cortocircuito né il gameplay. Perché? Perché settimana prossima, ragazzi, ci sarà giovedì e venerdì una roba lunghissima che sono, è la nostra maratona di The Game Awards. Quindi chiaramente niente gameplay il martedì, perché Alessio non c'è. E però ci sarà il Tectonic e tutto il resto. Statevi bene, vi voglio. Non posso salvare, ragazzi. È inutile, non posso salvare. Purtroppo ce la perdiamo qui la questione. Troia, che sassata. Ho fatto una schivata, però clamorosa la schivata che ho fatto. Tanto non sto ascoltando. Mamma mia. Non so nemmeno io come cazzo ho fatto. Mamma mia santissima. Ah, ti salva, ti staccava un braccio. Come facevi a resuscitare con un braccio staccato? Non riesco a capire. Vabbè, comunque ho fatto una schivata incredibile. Ho preso la maschera della mestizia, che è quella di Alessio, e abbiamo finito qua. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatto. Fanculo questo castello. Ok. Non capisco, continuo a non capire perché... Oh! Dai, ma ogni volta mi devi prendere, che palle! Piscio, amico mio. Cazzo stanno i salvataggi, ragazzi?
Cazzo stanno i salvataggi qua? Ma dove sta il salvataggio, ragazzi? Non riesco a capire dove sta il salvataggio. Ah, dal duca. Dal duca. Dov'era il duca? Madonna, tutto il giro devo fa. Ah, Maronna santa. È un piacere vederti sano e salvo. Oh, eh? Mamma mia santissima. Ho trovato Rose. Ecco, mi dispiace immensamente, dico davvero. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa? Sì, devo salvare. Benvenuto. Ok, abbiamo finito. Ciao, grazie, è stato bellissimo e lunghissimo. Saluta. Perfetto. Ciao a tutti, ci vediamo non so quando. Vi voglio bene assai, adesso vi lascio con Giordano e Luca che giocano a Apex Legends. Baci, ciao!